Eccoci qui, questa è una nuova puntata dell'Anamnesi. Ho un ospite che è Gianpaolo Pellizzaro. Adesso ve lo presento subito, anzi vi dico subito una cosa. Proviamo ad impostare questa puntata un po' come se fosse un interrogatorio, e lo facciamo fin dalle sue prime fasi, perché siamo qua per capire alcune circostanze che ruotano attorno alla strage della stazione di Bologna. Cerchiamo, probabilmente vi daremo anche delle informazioni che vi giungeranno nuove, io immagino, e credo che sia così per la maggior parte di voi. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo questa sorta di interrogatorio. Gianpaolo, ciao, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti e grazie Andrea per l'opportunità che mi dai per poter dare qualche informazione corretta su questa vicenda. Grazie. Grazie a te, è un piacere averti qui ed è un piacere trattare ancora questo tema. Allora, facciamo così. Come prima cosa io ti chiedo una risposta a questa domanda. Tu chi sei? Di cosa ti occupi? Perché ti sei occupato e a quale titolo della strage della stazione di Bologna? Puoi riassumercelo, per favore? Certo, io sono giornalista professionista e nel 1998, se non sbaglio, 99, scusami, era settembre, ho raccolto l'intervista a un ex estremista di destra che è noto alle cronache giudiziarie italiane e si chiama Marco Affaticato. È un personaggio abbastanza singolare, a tratti anche misterioso, di Lucca, che ha militato in Ordine Nuovo, ha avuto parecchi problemi con la giustizia ed entra in chiave depistante in due vicende per quanto riguarda il disastro dell'aereo Itavia precipitato il 27 giugno dell'80 e per quanto riguarda la strage di Bologna. Nel settembre del 99 io raccolgo un'intervista a questo Marco Affaticato per una rivista, per un mensile dove lavoravo, che si chiama Aria, e in questa intervista, l'intervista devo dire è stata fatta in maniera molto rigida, avendo a che fare con un personaggio scivoloso come un Affaticato, io ho imposto, diciamo così, delle regole. Non un'intervista registrata, non un'intervista raccolta così con degli appunti vaghi, ma a domande scritte, risposte scritte. Così non c'era più possibilità di fraintendimento o di, come succede spesso, ho dichiarato una cosa e poi viene smentita. Nelle risposte, il capitolato delle domande era veramente importante ed è la prima volta che Affaticato ha ammesso di aver lavorato anche per qualche apparato di intelligence francese, perché lui era latitante in Francia nell'80. All'ultima domanda, che riguardava appunto il fatto che il suo nome veniva tirato in ballo anche per la strage di Bologna, per l'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, lui dichiara un fatto del tutto nuovo. Rilascia delle informazioni che io non avevo mai sentito prima, ovvero sia che lui era venuto a sapere, non si sa bene come, dove, quando, e soprattutto perché. Secondo lui c'erano dei documenti della ex Germania dell'Est, della DDR, quindi della polizia segreta della Germania dell'Est, ovvero sia la Stasi, che documentavano la presenza di una cellula palestinese il giorno dell'attentato a Bologna. Allora, io mi sono trovato di fronte a un bivio. La domanda tua è: perché ti sei occupato di questa vicenda? Mi sono occupato per tutta la vita di cronaca nera, giudiziaria e inchieste. Ho fatto questo per tutta la mia vita. In questo caso sono inciampato su una possibile notizia. Perché dico possibile? Perché con gli strumenti che io avevo all'epoca non potevo confermare né smentire le informazioni di Affaticato. E conoscendo il personaggio un po', ho preferito lavorare di prudenza. Ho preferito fare che cosa? Pubblicare integralmente l'intervista laddove era possibile confermare le sue risposte e stralciare quella coda, quella parte finale in cui lui faceva accenno alla cellula palestinese e presente a Bologna il giorno dell'attentato e rimettere all'attenzione
di un organismo che poteva verificare questo, ovvero sia la commissione bicamerale d'inchiesta sul terrorismo e le stragi. Diciamo che io avevo un doppio cappello, perché ero sia redattore di questa rivista e anche consulente tecnico della commissione. Cosa ho fatto? Ho portato all'esame della commissione il testo integrale del dattilo scritto delle risposte di Affaticato, che vennero peraltro firmate pagina per pagina, quindi non c'era più possibilità di smentire nulla, e sottoposi all'esame del presidente della commissione, che era il senatore Giovanni Pellegrino, e dell'ufficio di presidenza, l'opportunità di poter fare degli accertamenti, delle verifiche su quell'informazione, perché non si poteva né bollarla come una fake news e né prenderla come verità assoluta. Da quel momento, l'intervista apparve, penso, sul numero di ottobre del mensile del 1999, iniziò, si incardinò, diciamo così, presso la commissione stragi un percorso istruttorio per cercare di capire se era vero oppure no che c'era questa presenza di questa cellula palestinese a Bologna il giorno dell'attentato. Io poi ho fatto sempre questo lavoro, mi sono dedicato sempre a questo, ho fatto giornalista professionista, mi sono occupato di tutti i misteri d'Italia, dal caso Moro al caso Orlandi, le cose più controverse che noi possiamo conoscere, e oltretutto ho fatto anche parte delle commissioni d'inchiesta, quindi sono entrato un po' più nella materia viva di certi argomenti. Ho potuto consultare degli archivi particolari, ho fatto parte di alcune commissioni rogatorie andando all'estero, cercando negli archivi di altri paesi le risposte che non si trovavano in Italia. Ho scritto parecchie relazioni, tanti documenti, tanti elaborati tecnici su queste materie. Quindi da quel momento, quindi parliamo dell'ottobre-novembre del 1999, inizia questa orrenda avventura nei segreti della strage di Bologna. Ecco, quindi devo dedurre che quello è stato il primo momento in cui nella storia c'è stata un'evidenza, o meglio qualcuno che dichiarasse, e l'informazione è divenuta nota in quel momento, da verificare, ma era un inedito il fatto che ci fosse eventualmente la presenza di una cellula palestinese fino a quel momento, giusto? Fino al 99? Fino a quel momento era un'informazione del tutto inedita, nessuno aveva mai raccontato una storia del genere in quei termini. I termini erano questi: la Stasi, la polizia segreta della Germania dell'Est, che era collassata nel 90, nell'89, con la caduta del muro di Berlino, era ovvero sia, lui ha detto un'altra cosa, aveva detto esattamente che la magistratura francese aveva recuperato dei documenti della Stasi che, diciamo così, confermavano la presenza di una cellula palestinese a Bologna. Quindi c'era, ecco, questo spaccato che puntava sulla Francia, cioè c'era un'attività istruttoria francese relativamente alle inchieste a carico di Carlos, che è questo terrorista internazionale, ex terrorista internazionale venezuelano. Il suo vero nome si chiama Ilich Ramirez Sanchez, ma il nome di battaglia era ed è Carlos. Nell'ambito delle istruttorie che a Parigi stavano portando avanti contro di lui, la magistratura francese, secondo Affaticato, era venuta in possesso di documenti della Stasi. Okay. Questa era l'informazione. Ecco perché pensai bene di coinvolgere la commissione stragi, che le commissioni parlamentari d'inchiesta hanno dei poteri equiparati a quelli della magistratura ordinaria, quindi possono fare attività istruttorie, possono fare sequestri, possono intervenire, possono ascoltare persone, hanno diciamo così dei poteri equiparati a quelli della magistratura. Quindi la cosa era naturale, facendo parte della commissione ho sottoposto alla commissione questa informazione, andava verificata, ecco. Ok, perfetto. Com'è che questa cosa può essere verificata e come vi siete mossi? Siete andati, immagino, con una rogatoria in Francia per cercare di capire se effettivamente le autorità stessero o meno indagando, o meglio nell'ambito dell'indagine sul terrorista Carlo, se avessero effettivamente trovato o meno qualcosa di questo tipo. Immagino che sia andata così?
È andata esattamente così. Dopo una discussione preliminare, l'ufficio di presidenza della commissione, che non è altro che l'organo di governo della commissione, che era composta da 40 parlamentari, 20 deputati e 20 senatori, l'ufficio di presidenza, presieduto dal presidente Giovanni Pellegrino, votò a favore di questa attività. Qual era l'attività? Fare una ricostruzione più completa possibile dell'attività di Carlos con le informazioni disponibili nel nostro paese e sottoporre attraverso il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Esteri una richiesta di commissione regolatoria in Francia per poter fare questa attività, ascoltare la persona, ovvero sia Carlos, che era detenuto a Parigi in questo carcere di massima sicurezza che si chiama La Santé, e parallelamente acquisire i documenti che potevano essere di interesse per quanto riguardava questo filone istruttorio. Okay. L'attività è andata avanti, il governo francese ha accolto la richiesta di regolatoria internazionale da parte della commissione stragi, abbiamo iniziato a mettere giù, ho iniziato perché Pellegrino mi dette l'incarico di scrivere il capitolato delle domande per Carlos, e attraverso un avvocato di Milano, Sandro Clementi, che era, penso lo sia ancora, l'avvocato di Carlos in Italia, ebbi una corrispondenza con Carlos in carcere, gli scrissi delle lettere, lui mi rispose dal carcere, tuo nella rivoluzione, ancora lui si firma così, yours in the revolution. No. E c'è stato uno scambio epistolare tra me e lui, dopodiché abbiamo steso la versione definitiva del capitolato delle domande da sottoporre a Carlos, e questa commissione rogatoria è partita. È partita come? È partita in termini amministrativi, nel senso, noi attendevamo la fissazione della data per poter partire e andare a ascoltare Carlos in carcere. Alla fine l'autorità francese, o meglio il tribunale della grande istanza di Parigi, ha fissato le date che potevano essere quelle del nostro arrivo a Parigi in Francia. In quel momento si è cristallizzata la rogatoria, attendavamo di partire, eravamo a gennaio-febbraio del 2000. Il primo marzo del 2000 succede un fatto clamoroso che ha segnato questa storia, è uno spartiacque di questa vicenda. Carlos dal carcere rilascia una intervista lunghissima, molto molto interessante peraltro, una pagina intera, al quotidiano romano Il Messaggero, primo marzo del 2000. Quindi il governo francese aveva stabilito le date per partire, il governo francese aveva autorizzato tutto quello che c'era da autorizzare, noi eravamo pronti per partire, le date erano fissate per ottobre del 2000. Il primo marzo del 2000 Carlos rilascia questa intervista, cioè lui parla con Il Messaggero, e il primo marzo del 2000 questo quotidiano pubblica con un richiamo in prima pagina questa intervista fiume a Carlos, e in questa intervista Carlos ha sganciato la bomba. Che cosa ha detto in questa intervista? Ha detto che a Bologna il 2 agosto del 1980 c'era un compagno che lui conosceva, una persona sua insomma, che viaggiava con un bagaglio leggero e si è trovato in stazione al momento dell'esplosione. Allora, potete immaginare, nel 2000 erano 20 anni che era accaduto il fatto, in 20 anni nessuno mai aveva saputo una cosa del genere pubblicamente. Ma soprattutto Carlos dal carcere lanciava un segnale potentissimo a noi della commissione, perché ci faceva sapere con questa intervista che lui aveva delle cose da dire e che si ricollegavano esattamente al motivo per il quale noi avevamo iniziato questa attività istruttoria, ovvero sia le informazioni che aveva passato Marco Affaticato. Ecco come nasce
il tutto, questa è la data, diciamo, di svolta, la prima grande svolta della vicenda, è che quando il capo della più grande organizzazione terroristica prima di Al-Qaeda, ovvero sia Carlos e la sua rete, che era un'organizzazione dei rivoluzionari internazionali, un acronimo è ORI, dal carcere ha detto una cosa che era del tutto inedita. Ecco, e a ottobre poi voi siete andati quindi ad incontrarlo quando è arrivato il momento? Mi aspettavo questa domanda, molto interessante, perché uno istintivamente pensa, allora siete andati a interrogare Carlos, cosa succede? Dopo l'intervista al Messaggero succede, dopo qualche giorno, un fatto denunciato da Carlos. Io dico, è vero o no? Non lo so, è stato confermato dall'avvocato. Carlos sarebbe stato malmenato in carcere dalla polizia penitenziaria, avrebbe litigato a morte con il giudice istruttore che lo stava indagando, che si chiama Jean-Louis Bruguière, che è il grande inquisitore di Carlos. Noi l'abbiamo poi incontrato anni dopo. È stato malmenato in carcere. Ha accusato il giudice istruttore di essere stato il mandante di questo pestaggio. Che cosa è successo? Parole povere. Che l'autorità francese ha detto, e soprattutto la magistratura parigina ha detto, non ci sono più le condizioni di serenità per poter svolgere questa audizione. Quindi per noi la rogatoria finisce qua, abortisce in questo modo, rimane in piedi solo la parte di acquisizione documentale. Ma noi non accogliamo la vostra delegazione, saremmo noi, se nei tempi e nei modi che vogliamo noi, a fare una selezione di documenti che potrebbero interessarvi e ve li spediremo. Qui si apre un giallo, e questo è uno dei tanti gialli che costellano questa vicenda. L'autorità francese, ovvero, se vogliamo dare un nome, il giudice istruttore che indagava su Carlos, Jean-Louis Bruguière, effettivamente poi invierà una lettera alla commissione stragi dicendo: mi occuperò io di selezionare i documenti che possono essere di interesse per voi. Noi eravamo al volgere della fine della XIII legislatura e quindi anche al volgere della commissione, quindi eravamo negli ultimi mesi di attività istruttoria, quindi eravamo un po' in apprensione, perché se il giudice istruttore trasmetteva i documenti per tempo potevano avere un'utilità, altrimenti non servivano a nulla, il Parlamento veniva sciolto, le Camere venivano sciolte, la Commissione veniva sciolta, quindi se stavamo nei tempi aveva un senso, altrimenti era del tutto inutile. Che cosa è successo? Io e pochi altri meritevoli di questo, siamo stati prescelti dalla commissione di far parte di un organismo che le commissioni d'inchiesta creano quando iniziano, diciamo così, a terminare i loro lavori. Istituiscono il cosiddetto ufficio stralcio. Che cos'è l'ufficio stralcio? È un ufficio continua a lavorare dopo lo scioglimento delle Camere, cioè tu continui a lavorare per una commissione che non ha più dei commissari, ma ha solamente gli uffici amministrativi, c'ha la segreteria, c'ha la dirigente e c'ha l'archivio. Cioè, siamo stati deputati a fare questo lavoro per completare, diciamo, il lavoro di pubblicazione degli atti. Quindi sono rimasto più mesi rispetto agli altri che sono andati via, compresi gli stessi commissari, cioè i parlamentari che componevano la commissione. Nei mesi che io sono rimasto là, fino, diciamo, all'insediamento del nuovo Parlamento, cioè della XIV legislatura, io sono rimasto a lavorare lì, ho corretto quello che c'era da correggere, tutta l'attività di ordinaria amministrazione che si fa nell'ufficio stralcio, ma non ho mai visto e mai saputo della trasmissione dei documenti francesi. Che cosa è successo? Nella XIV legislatura il Parlamento ha istituito una nuova commissione d'inchiesta, non più la commissione stragi, una commissione parlamentare per indagare sul cosiddetto dossier Mitrokhin.
era un dossier britannico sulla rete del KGB in Europa occidentale, nel mondo occidentale. Sono stato chiamato a far parte anche di questa commissione e è stato naturale per me, una volta rientrato pochi mesi dal termine dell'ufficio stralcio, sono rientrato con un nuovo cappello, diciamo, di consulente tecnico della commissione Mitrokhin, e ho subito, insieme con un magistrato di Palermo che poi mi ha seguito per tutto il tempo, si chiama Lorenzo Matassa, è stato naturale chiedere se c'era notizia degli atti che Bruguière aveva promesso di trasmettere al Parlamento italiano. Bene, allora, la commissione rogatoria per sentire Carlos con la commissione stragi non si è fatta. La Francia ha detto non ci sono più le condizioni, Carlos non può essere sentito in carcere. Il giudice istruttore francese ha promesso di trasmettere delle carte, ma fin tanto che sono rimasto nella sede dell'ufficio stralcio, io non ho mai saputo e mai sono stato informato di questo, nonostante fossi il consulente che aveva portato avanti tutto il progetto di rogatoria. Quando sono rientrato nella commissione Mitrokhin come consulente, ho chiesto informazioni, abbiamo chiesto informazioni ufficialmente se c'era stata una trasmissione, ci è stato detto di no, questi documenti non sono mai arrivati. Malauguratamente l'amico collega consulente, lui fa il magistrato, io faccio il giornalista, Matassa, non ci vedeva chiaro, non poteva immaginare di trovarsi di fronte a un groviglio, però lui non ci vedeva chiaro, pensava che ci fosse qualcosa di poco cristallino, poco trasparente. Cosa ha fatto? Essendo un magistrato, si è messo in contatto con il magistrato di collegamento francese a Parigi, chiedendo a questo magistrato se aveva notizia della trasmissione di questo dossier da parte del giudice istruttore Bruguière, cioè voleva sapere se lui era stato investito ufficialmente dal magistrato, dal giudice francese, dell'incarico di trasmettere questi atti al Parlamento italiano. Bene, purtroppo Matassa ci ha visto lungo, il magistrato che stava a Parigi ha risposto affermativamente, ha detto sì, il giudice istruttore ha trasmesso il dossier dei documenti che ha acquisito nelle sue inchieste contro Carlos, molti dei quali documenti della Stasi, e l'ha trasmesso al Parlamento italiano per le vie istituzionali, quindi passava attraverso il Ministero degli Esteri, il Ministero della Giustizia e il Parlamento, e quando abbiamo dato questa informazione all'ufficio di segreteria della Commissione Mitrokhin, hanno continuato a negare anche questa informazione. Quindi Matassa si è fatto dare, perché ovviamente sapeva che quel magistrato diceva la verità, si è fatto dare il numero di trasmissione, il tracking, chiamiamolo così, del dossier che era partito da Parigi, trasmesso a Roma, con il numero di trasmissione, che è un numero di protocollo ufficiale, che non può essere cancellato, non può essere distrutto. Si è ritornati alla carica, abbiamo investito gli organi del Senato, hanno trovato nei registri del protocollo l'arrivo del dossier francese, è stata una battaglia ritrovare queste carte, ma alla fine le abbiamo ripescate. Quindi c'è stato qualcuno che ha mentito su questo aspetto per evitare di farci trovare queste carte. Nessuno mi ha informato nel 2000-2001 che c'era stata questa trasmissione. Nella nuova commissione d'inchiesta hanno continuato a mentire dicendo che queste carte non erano mai arrivate. È servita la prova di forza con un magistrato consulente che ha prodotto le prove della trasmissione con tanto di fotocopia del registro di protocollo, con l'arrivo del dossier, con la firma, con la data e tutto quanto. Da quel momento poi il dossier è magicamente riemerso, il plico era già stato aperto, i fogli erano stati despillati, erano state fatte ampie fotocopie, erano parecchie centinaia di pagine, e da quel momento abbiamo iniziato a lavorare sulle informazioni che
attenevano alla struttura terroristica di Carlos, che si chiama Separat, è il nome in codice assegnato dalla Stasi a questa pratica. Veniva trattata separatamente rispetto alle altre pratiche dell'antiterrorismo, della criminalità. Scusami, ti interrompo per due domande. La prima è, non mi è chiaro, quando dici la commissione negava, intendi dire che cosa della commissione? Cioè i commissari, loro erano edotti dell'arrivo delle carte, certamente, o ad un livello amministrativo da qualche parte? No, i commissari non sapevano assolutamente nulla, okay. erano dei gattini ciechi, chiamiamoli così, proprio sballottati a destra e a sinistra. No, stiamo parlando dei funzionari, del personale amministrativo della commissione, che sono persone che sono dei dipendenti, in quel caso del Senato, perché la commissione era incardinata nel Senato. No, non parliamo dei commissari, che non sapevano assolutamente nulla, tanto sono quanto sempre voi. Gli ultimi a venire a scoprire le cose. Ok, la seconda domanda è, se questo plico è stato aperto, i fogli spillati, c'è la certezza che non manchi nulla, che i documenti non siano stati manomessi, è una cosa di cui non si può avere certezza, come funziona? No, in effetti la lettera di trasmissione del giudice istruttore Bruguière aveva, diciamo così, fatto l'inventario dei documenti contenuti nel plico, quindi abbiamo verificato con la foliazione dalla pagina 1 fino all'ultima, non mancava nulla. Il fatto grave è che hanno mentito fino alla fine per farcelo ritrovare. Certo, questo è chiaro. Terza e ultima domanda, poi andiamo avanti. Perché hai fatto questa chiosa, si chiama o si chiamava Separat? Cosa intendi dire? C'è qualcosa a cui ti riferisci di specifico? Beh, il nome è assegnato alla pratica Separat, è il nome in codice assegnato dalla divisione 22esima, che era quella che trattava il terrorismo. In questo caso era stato assegnato alla divisione 22esima la trattazione di una pratica in termini separati dalle altre. Era una trattazione un po' singolare, poi vi spiego perché. E il nome in codice che è stato assegnato è Separat. Era Separat ed è oggi Separat perché, diciamo, il nome Separat viene assegnato per richiamare, diciamo così, l'organizzazione di Carlos. In verità la Stasi ogni tanto scrive gruppo Separat. Il nome dell'organizzazione di Carlos non era quello che si è dato lui come Brigate Rosse, noi immaginiamo, no? Non era Separat, il suo nome era l'Organizzazione dei Rivoluzionari Internazionali, però ai fini della trattazione della pratica il nome in codice è Separat. Okay. Io lo chiamo Separat perché, diciamo, era ed è, perché questa materia non è mai morta. Dal momento della scoperta di questa vicenda, di queste carte, e quindi dell'esistenza di questa rete di terrorismo internazionale, la materia è diventata, da una materia archivistica, è diventata una materia di indagine, quindi una materia viva, ancora oggi. Ok, va bene, cosa avete trovato all'interno di questi documenti? Una idea più precisa della struttura dell'organizzazione, qualche cosa che ha a che fare magari con quell'uomo di Carlos che doveva essere, o lui riteneva insomma essere, alla stazione di Bologna quel 2 agosto? Allora, premesso che le carte che sono arrivate erano una sintesi fatta con i criteri del giudice istruttore, quindi lui ha trasmesso quello che lui riteneva opportuno, con un rapporto preliminare fatto da un funzionario della polizia dell'antiterrorismo francese, quindi hanno fatto loro una sorta di riassunto di tutto quello che era contenuto in questi documenti. I documenti, diciamo così, davano la dimensione del gruppo, dell'organizzazione, i nomi del capo, del vice, dei quadri dirigenti, dei loro collegamenti nei vari paesi, le funzioni, tutto molto dettagliato. E poi tutta un elenco, penso sia di oltre 100 persone,
che erano, diciamo, coloro che erano i militanti più, più operativi della struttura di Carlos. In questo centinaio di nomi abbiamo trovato, per esempio, la prima cosa che è saltata agli occhi, il nome di Abu Anse Saleh, che è questo giordano di origini palestinesi, che viveva a Bologna, ufficialmente come studente all'Università di Bologna. In verità era il capo della rete clandestina del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina in Italia, cioè un uomo scelto da George Bush, che era il capo dell'FPLP, il Fronte Popolare, insediatosi, installatosi in Italia ai primi degli anni 70, con un salvacondotto che gli era stato fornito ai tempi del vecchio servizio segreto militare, il SID. Con questo salvacondotto lui agiva impunemente nel nostro paese in un ambito di accordi con la dirigenza palestinese. Questo Abu Anse Saleh viveva a Bologna, aveva un appartamento, faceva finta di fare lo studente, in verità faceva tutt'altro. Abbiamo scoperto che, soprattutto dalle carte, che le prime carte che abbiamo potuto leggere su questa struttura, che questo Abu Anse Saleh era in contatto con il capo di Separat, con Carlos, attraverso una casella postale aperta alle poste di Bologna, la P.O. Box 904, una casella postale che serviva per comunicare in tutta sicurezza. Il collegamento è molto interessante perché c'è un collegamento diretto tra Abu Anse Saleh, che è questo giordano che poi viene arrestato il 13-14 novembre del 1979 perché ritenuto implicato in un traffico di armi da guerra sequestrate nei pressi del porto di Ortona in Abruzzo. Con lui vennero arrestati e condannati tre esponenti dell'autonomia operaia romana. Quindi questo Abu Anse Saleh aveva un ruolo ben preciso ed era collegato direttamente a Carlos attraverso una casella postale alle poste di Bologna. Ecco, questo mi sembra rilevante anche perché mette in relazione attraverso di lui l'FPLP con il gruppo di Carlos, quindi c'è un legame praticamente diretto, visto che lui è un uomo dell'FPLP, tra i palestinesi e il gruppo di Carlos. Non a caso, se non correggimi se sbaglio, ma il nome di battaglia Carlos non gli fu fornito proprio durante gli addestramenti nei campi dei palestinesi? Assolutamente sì, all'epoca lui si addestrava, era uno dei chiamiamoli degli allievi più ben visti dal capo delle operazioni speciali del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che si chiamava Wadi Haddad, nome di battaglia Abu Hani, e gli venne assegnato il nome Carlos proprio lì durante i mesi di addestramento nei campi paramilitari del Fronte Popolare, operazioni speciali. Ecco, e questo ci servirà e sarà interessante in generale anche per eventuali, cioè poi quando poi proseguiremo nel racconto sia stasera sia in altre occasioni. Hai citato un fatto però che direi che è una delle chiavi di questo racconto, di questa storia, e cioè l'arresto di Abu Anse Saleh insieme ai tre italiani di autonomia nei pressi del porto di Ortona. Una vicenda che io ho raccontato in un altro episodio ed è quella dell'importazione o esportazione, poi adesso cerchiamo di capire, di due missili SAM-7 Strela, quindi di fabbricazione sovietica, due sostanzialmente missili terra-aria, due SAM, che venivano appunto trasportati in un furgone condotto da questi tre italiani, o meglio da due di loro, un altro credo che li seguisse in macchina, fermati dalla polizia, vengono portati poi in questura e non subito ma dopo delle ricerche un po' più approfondite salta fuori questa cassa di legno
al cui interno c'erano due missili Terraria. Vengono tutti arrestati e tra di loro, insomma, trovano anche un biglietto da visita o qualcosa di simile, un appunto con un numero di telefono, e questo numero di telefono è quello che poi permetterà di mettere in collegamento questi signori con il nostro Abu Hanze Saleh, cioè quel finto studente fuori corso a Bologna che compare sugli archivi, sulla selezione o meglio di documenti spediti dalla Francia all'Italia su richiesta della commissione stragi, e che quindi è l'uomo di collegamento tra l'FP e l'LP da una parte e Carlos dall'altra, e viene invischiato in questa vicenda. Lo arrestano immediatamente e cosa succede? Allora, l'arresto avviene la notte del 7 novembre 1979 nei pressi del porto di Ortona da parte di una pattuglia dei carabinieri. La perquisizione chiedono a tutti di gli ordinano di seguirli in caserma. Arrivati in caserma aprono il furgone e dentro il furgone c'era una cassa inchiodata di legno massello ben inchiodata. Aprono la cassa e trovano due lanciamissili completi oltretutto di tutte le manopole, tutto ciò che serviva per farli funzionare, e accanto ai lanciamissili i missili, quindi l'arma e le munizioni. I lanciamissili che servivano, come detto te, sono lanciamissili Terraria, quindi si imbracciano, si mettono sulla spalla e servono per abbattere o aerei o elicotteri sparando da terra. Ovviamente quando i carabinieri vedono quel tipo di arma, la vicenda sale enormemente di livello, interviene subito il livello superiore, vengono avvertiti i servizi segreti, ma la frittata era fatta, perché ormai di lì a poche ore, sarebbe pochi giorni, perché ci mettono circa una settimana a risalire a Salè, dopodiché Salè viene arrestato a Bologna sempre dai carabinieri, e da quel momento in poi che cosa succede? Vengono arrestati, siamo 14 novembre del 79, voglio fare un inciso qua. Il 7 novembre, quando i tre autonomi vengono fermati e poi sottoposti a fermo di polizia giudiziaria in attesa della convalida dell'arresto da parte della procura, che è Chieti, nelle stesse ore in cui accadono questi fatti di notte nei pressi del porto di Ortona, il fratello di Abu Hanze Saleh, che si chiama Samir, è a Perugia. A Perugia, nello stesso arco temporale, in quelle ore, è presente un altro personaggio che poi avrà un ruolo, avrà, diciamo così, sarà dirompente in questa vicenda, perché sarà quello che io scoprirò molti anni dopo. Quindi, insieme con Samir, a Perugia, nelle stesse ore in cui si effettuava il fermo e l'arresto degli autonomi con i lanciamissili di fabbricazione sovietica ad Ortona, c'era Thomas Cram, anche lui con, diciamo così, la copertura di studente presso l'Università per gli Stranieri di Perugia. Quindi a Perugia c'era Thomas Cram, il tedesco, che poi spiegherò chi è questo, meglio spiegherò dopo, un terrorista tedesco, sospetto terrorista tedesco, appartenente o militante in un gruppo eversivo tedesco che si chiama Cellule Rivoluzionarie, domiciliato a Perugia con la veste di studente all'Università degli Stranieri. Nelle stesse ore a Perugia c'era il fratello di Saleh, Samir, che anche lui collaborava con il fratello nella rete clandestina del Fronte Popolare. Questa è già una prima coincidenza molto interessante. Poi andremo a colpire le coincidenze più significative per far capire meglio che la storia dell'attentato, così come si conosce, è una storia, diciamo, per un 90% di fake news. Non c'è nulla che combacia, è solo
una costruzione di teoremi su teoremi su teoremi. Ci sono dei fatti, poi ci sono i teoremi. La cosa importante è cercare di identificare i fatti, pulendo la scena da tutto, diciamo così, quello che c'è di ideologico e di politico o di interessi vari che possono distorcere la realtà. Allora, ci sono dei fatti che sono insuperabili e poi ci sono i teoremi. Io ho cercato fin dall'inizio di approcciare a questa materia con un solo metodo, il metodo della ricerca dei fatti, cercando su ciascun fatto di inquadrarlo in un contesto il più logico possibile che potesse spiegare in termini di causa effetto perché accade un determinato avvenimento. In questo caso iniziamo con la sequenza delle coincidenze e vi dico che è impressionante. Ecco, andiamo avanti nel racconto e cerchiamo queste coincidenze. Quello che succede è che a Buan Zhe Salè, mentre il fratello è a Perugia con Thomas Cram, lui in realtà è a Bologna, se non sbaglio, i missili vengono intercettati dai carabinieri. C'è un attimo di ambiguità perché io non ho chiaro, adesso tu dici i carabinieri, ho letto in alcuni... Carabinieri. Ecco, perché qualcuno invece riporta la polizia. Carabinieri. Ok, che tra l'altro lì c'è un interrogativo, e cioè i carabinieri erano lì per caso, erano lì su segnalazione, ma questo magari non so se è il caso di approfondire. È una domanda alla quale oggi non possiamo dare una risposta certa, non si può dire sono stati mandati lì perché c'era una segnalazione. Io questo non lo so, non l'ho mai risolto, quindi non ti posso dire è andata così o è andata colà. È sicuro che una pattuglia dei carabinieri quella sera, allarmata da un metronotte, interviene, perché sembra che ci fosse un metronotte sul posto e si sia insospettito della presenza di questo furgone fermo di notte lì, e quindi il metronotte è ragionevole forse, a novembre col buio in quelle zone un po' della provincia italiana dove magari passa poca gente, si sia insospettito, abbia chiamato i carabinieri. La versione è credibile, quindi su questo non... Okay. Assumiamola come tale. Rimane il fatto che l'arresto degli autonomi ha determinato il successivo arresto di Salè. Okay. Ma l'arresto di Salè ha provocato un fatto molto più grande. Che cosa? Ecco. Ha provocato una serie di reazioni a catena che nessuno poteva immaginare dall'esterno, ma erano cose, diciamo così, gestite all'interno degli apparati dello Stato. Ha determinato una crisi, tra virgolette, diplomatica tra un settore della nostra intelligence e la controparte della dirigenza palestinese, perché questo Salè era al centro di un accordo che molti hanno cercato di smentire, hanno cercato di affermare che non è mai esistito. Purtroppo questo accordo è esistito, era un patto di non belligeranza, un accordo fra le parti, sicuramente non scritto, come peraltro non è pensabile che possa esserci un accordo scritto come quello che è avvenuto con la mafia, perché qui stiamo parlando di due cose che sono, diciamo così, in qualche modo assimilabili. Sono accordi che vengono presi per determinati motivi o di sicurezza o di interessi da parte dello Stato, e organismi di un certo tipo possono, su input politico, arrivare a stringere un accordo, un agreement con determinate entità. In questo caso molti hanno iniziato a dire ma non è un accordo diplomatico perché non ci sono tracce, cioè, non ci sono tracce ufficiali alla Farnesina, al Ministero degli Esteri, perché la Palestina non è uno Stato come può essere la Siria o il Libano. La Palestina era un'entità ed è ancora oggi un'entità. Alcuni l'hanno riconosciuta questa entità, ma è un'entità senza uno Stato, senza dei confini, senza un territorio, è uno Stato inesistente. C'è un'entità politica, c'è un organo politico, ma non c'è un territorio. Un territorio cambia perché i territori vengono di volta in volta
conquistati, occupati, e quindi c'è questo tipo di problema, quindi non è un'entità statuale. L'accordo viene fatto con le persone, quindi Busalè, per quanto riguarda l'Italia, perché poi questo accordo, poi è stato chiamato Lodo, era un accordo fra le parti, riguardava il nostro paese, stabiliva che cosa sostanzialmente? Una sorta di salvacondotto ai militanti palestinesi attivi in Italia in cambio di una sicurezza, quindi in cambio di cosa? Evitare di portare la guerra sul nostro territorio nazionale. Vi lasciamo, diciamo così, chiudiamo un occhio o anche due rispetto alle vostre attività, però dovete evitare di trascinare la battaglia resistenziale che avete contro Israele nel nostro paese. Questo lodo, questo accordo, questo patto nasce sostanzialmente dopo la tragedia dei fatti di Fiumicino del dicembre del 1973, quando la resistenza palestinese fa una carneficina all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Da quel momento, ma soprattutto Moro che volle assolutamente trovare un accordo con questa dirigenza palestinese in modo tale da scongiurare il più possibile un ritorno ai fatti di Fiumicino. Questo accordo viene in qualche modo messo in piedi e la persona che viene deputata per far questo, viene scelto un ufficiale dei carabinieri, un servitore dello Stato, è stato messo in croce, è stato accusato di tutte le nefandezze del mondo. Noi dobbiamo comprendere che sono persone che sono state comandate a fare qualcosa. Gli è stato detto di fare così e hanno servito il paese perché l'organo politico gli ha detto che dovevano fare, il governo gli ha detto che dovevano fare così. Questo signore si chiama Stefano Giovannone e dal 1973-74 inizia a mettere in piedi i termini di questo accordo con la dirigenza palestinese. Il perno, diciamo, che intorno al quale ruotava questo accordo era proprio Abu Anseh Saleh. Non dimentichiamoci che quando viene arrestato Abu Anseh Saleh, i carabinieri sequestreranno, fra le altre cose, ve lo dico perché poi siamo andati con Matassa a recuperare, a riesumare esattamente i fascicoli del processo, il primo processo che portò alla condanna di Abu Anseh Saleh e dei tre militanti dell'autonomia a Chieti, al tribunale di Chieti, e abbiamo avuto la possibilità di vedere con i nostri occhi i reperti originali, impressionante, l'agenda di Saleh scritta da lui, in cui c'era, in una pagina c'era l'indicazione della casella postale alle poste di Bologna, la 904, che veniva diciamo specularmente indicata nei documenti francesi come strumento di comunicazione tra Carlos e Saleh, e dall'altra un bigliettino, no, nell'agenda telefonica, un numero di telefono di Roma, che era il numero di telefono dell'abitazione del colonnello Giovannone in via Pineta Sacchetti. Quindi l'arresto di Saleh, per tornare alla domanda, determina una gravissima crisi nei rapporti ormai consolidati che c'erano tra i nostri apparati e una parte della dirigenza palestinese. Da parte palestinese, ovvero da parte di George Habash, che era il leader del Fronte Popolare, l'arresto di Saleh equivaleva a una violazione dell'accordo, una violazione del patto. Quindi da quel momento inizia un braccio di ferro tra l'FPLP, il Fronte Popolare di George Habash, e il governo italiano. E in mezzo ci sta il colonnello Stefano Giovannone. Ecco, il cosiddetto Stefano d'Arabia, che era a distanza a Beirut, era capocentro al SID
di Beirut. Che cosa succede? Nel senso che questo braccio di ferro viene internamente ai servizi segreti, e quindi i servizi segreti si occupano di dialogare da una parte con l'FPLP, che pretende la scarcerazione del suo uomo, e poi lo anticipo, ve lo sapremo anche da Cossiga, pretenderà poi anche la restituzione dei missili e dei lanciamissili, in realtà, perché dicono l'accordo dice questo, quelle armi sono nostre, ridatecele oppure pagatecele e comunque scarcerate Abu Anze Saleh. Ma se da una parte per i servizi segreti e quindi per Stefano Giovannone l'interlocutore è l'FPLP, dall'altra parte chi è l'interlocutore versante italiano per i servizi segreti che devono gestire questa trattativa? Gioco forza, se devono scarcerarlo da qualcuno dovranno andare, non potranno farlo evadere direttamente con la forza. No, allora la catena di trasmissione sul versante italiano passava attraverso Stefano Giovannone. Stefano Giovannone, come hai detto bene, era il capocentro del nostro servizio segreto militare a Beirut, capitale del Libano. Lui era inquadrato, Giovannone, in un'articolazione del servizio segreto che era la seconda divisione. La seconda divisione si occupava di ricerca all'estero, cioè di spionaggio. Il servizio segreto militare aveva due articolazioni fondamentali. La prima divisione si occupava di controspionaggio, cioè di disarticolare, di bloccare attività spionistiche nel nostro paese, e la seconda divisione invece, una divisione offensiva, si occupava di spionaggio all'estero. Giovannone era inquadrato nella seconda divisione come capocentro, riferiva a livello gerarchico a un capo divisione, ma per prassi, da quando lui aveva iniziato questo incarico di, chiamiamolo, ministro plenipotenziario occulto del governo italiano, perché c'è una diplomazia ufficiale, quella delle feluche, degli ambasciatori e compagnia bella, e c'è una diplomazia parallela, segreta, che viene, diciamo così, messa in campo dalla nostra intelligence. Lui, come, diciamo, ambasciatore occulto, era prassi che comunicasse direttamente al direttore del servizio. Quindi, per rispondere alla tua domanda, chi si doveva occupare di sbrogliare questa, di sciogliere questa matassa? Se ne doveva occupare il direttore del servizio, informando l'autorità politica, cioè il governo, perché il direttore del servizio dipende dalla presidenza del consiglio, è, diciamo così, uno strumento operativo della presidenza del consiglio, e il governo avrebbe dovuto risolvere il problema. Malauguratamente a Palazzo Chigi, tra la fine del 79 e l'inizio dell'80, c'era un signore che non ne voleva assolutamente sentir parlare di accordi segreti con i palestinesi, perché era il più ferreo, estremo e convinto difensore dell'atlantismo, assolutamente come dire, dalla parte di Israele, non aveva mai avuto diciamo così, particolare interesse a seguire questa materia, perché era seguita da Aldo Moro. Ma Aldo Moro, noi sappiamo che è stato ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978, quindi tecnicamente questo accordo, questo patto, questo, come alcuni lo chiamano, lodo, perde il suo referente italiano nel 1978, perché era Moro il referente politico del patto. Immaginiamo che ci sia un accordo tra due parti, i contraenti hanno delle persone, cioè sono delle persone che si accordano su qualche cosa. Nel momento che viene a mancare un contraente, il patto inizia a traballare, perché manca la controparte. Per quanto riguarda l'Italia, dal momento in cui è stato eliminato Aldo Moro, viene meno il referente politico, e non si è ben capito chi, alcuni hanno fatto il nome di Andreotti,
non si è ben capito chi diciamo prende il testimone una volta ucciso Moro. Sicuramente non Cossiga. Quindi Cossiga, che è a Palazzo Chigi, che è presidente del Consiglio, viene informato di questo guaio enorme con la dirigenza palestinese, che reclama a gran voce la restituzione dei missili e il rispetto degli accordi. Cossiga dice: ma di quali accordi state parlando? E in una riunione tempestosa a Palazzo Chigi con il direttore del servizio, il capo della divisione, la seconda divisione, Cossiga, così lui scrive, viene a sapere di questi accordi segreti che Moro aveva voluto mettere in piedi con il terrorismo palestinese. Lui non lo vuole sentir parlare, quindi il governo, nella persona di Cossiga, non vuole assolutamente accondiscendere alle richieste, peraltro veementi, di Giorgia Bush per quanto riguarda i lanciamissili, le armi e l'arresto di Salè. E quindi la vicenda, il meccanismo si ingrippa con la linea della fermezza di Cossiga. Ecco, e qui c'è stato, diciamo, un primo evento che viene spesso passato come un tentativo di depistaggio. A Cossiga, in effetti, da parte del SISMI viene venduta una realtà diversa rispetto a quella che è, e cioè gli viene detto che in realtà non c'entrano, se non sbaglio, i palestinesi, correttamente, perché tu pensi che, quindi mi stai dicendo sostanzialmente che questo, più che essere un tentativo di depistaggio, è un tentativo di cercare di arginare in quel momento un presidente del Consiglio dei Ministri che tu sai già in partenza non sarà mai disponibile a far fronte a questo accordo. Questo è quindi la vicenda. Sì, diciamo che mentirono, almeno Cossiga disse, a me pure disse, che i leali servitori dello Stato gli mentirono perché non volevano raccontare la verità. Lui dice anche che fu anche grazie al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Mazzola, che intervenne anche lui a questa riunione a Palazzo Chigi, che fu possibile smascherare l'imbroglio e estorcere la verità da un tremolante generale Santovito, che era il direttore del servizio segreto, che il quale obtorto collo fu costretto a dire qual era veramente la verità, che Giovannone aveva fornito quella versione per evitare guai più grossi, perché temeva la rappresaglia palestinese. Cossiga si infuriò, scrisse anche che il generale Santovito ha diciamo rischiato di perdere il posto quella notte, perché non aveva detto tutta la verità al capo del governo. Alla fine gli viene detto tutto, gli viene detto che Giovannone sta ancora là inquadrato nell'accordo che aveva voluto Moro, che ci sono questi accordi segreti con la dirigenza palestinese, che l'arresto di Salè è visto da parte palestinese come una violazione gravissima dell'accordo, quindi deve uscire. Però c'è da dire che il processo di Chieti, presso il Tribunale di Chieti, il processo a carico dei tre autonomi e di Abu Anse Salè, è un processo che va per conto suo. Nessuno è riuscito a interferire, così come invece era successo a Roma in altra circostanza, sulle decisioni dei magistrati. In quel caso i tre autonomi, Abu Anse Salè, vengono condannati in primo grado a gennaio a 7 anni di reclusione e rimangono in carcere. Per l'FPLP, così come registrava Giovannone da Beirut, questa era una evidente violazione dell'accordo che andava in qualche modo punito. Quindi il ragionamento è: c'è un accordo, c'è una violazione, c'è una sanzione, cioè uno dei due contraenti, visto che l'altro non rispetta i patti, mette in campo delle misure, delle azioni per costringere l'altro a rispettare gli accordi.
Ecco, viene letta anche in tribunale dall'avvocato di Salè una lettera che penso sia la stessa che è stata inviata anche al governo, in cui si rivendica sostanzialmente la diciamo, tra le righe chiaramente non in chiaro, ma l'accordo, e quindi si cerca e si tenta di indurre i giudici ad essere diciamo a seguire quel filone che la magistratura in altri casi effettivamente ha seguito. C'è anche questo tentativo, giusto? Giusto, la lettera al presidente del tribunale di Chieti venne firmata su carta intestata del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, venne scritta in inglese e firmata da Giorgia, dal segretario del Politburo. Venne letta in aula da un avvocato radicale. Scoppiò un putiferio, perché la lettera ovviamente era qualche cosa di assolutamente inusuale in un processo, che un'entità estera chiedesse al presidente del tribunale di violare le norme del codice, e quindi scarcerare le persone, restituire i corpi del reato, cioè delle cose che veramente raramente in Italia si sono viste con queste dimensioni, diciamo così. È scoppiato un putiferio, perché la cosa da quel momento è diventata pubblica. Fino alla riunione di Palazzo Chigi era un problema tutto interno al governo e agli apparati dello Stato. In udienza pubblica diventa un fatto noto e finisce su tutti i giornali. Ecco, e lì diventa infatti un qualcosa di diverso. Una domanda, scusami, abbiamo detto che Salè è l'uomo dell'FPLP in Italia, ma abbiamo anche detto che è in collegamento con Carlos, quindi questo significa che lo possiamo considerare anche un uomo di Carlos oppure no? E se sì, adesso a questo punto significa che c'è un personaggio arrestato in Italia che l'FPLP ritiene che il suo arresto sia la violazione di un contratto, chiamiamolo lodo, chiamiamolo come vogliamo, chiamiamolo accordo. Dall'altra parte però c'è un'organizzazione terroristica che è in grado anche di operare e che ha a sua volta interesse affinché questo signore venga eventualmente liberato, e l'FPLP oltretutto e il gruppo Carlos Separat, insomma chiamiamolo come vogliamo, sono già tra l'altro in collegamento diretto tra loro per i motivi che abbiamo detto prima. È un concerto di interessi su Salè? Allora, diciamo così, Salè, io sono onesto, non penso che Salè fosse un militante dell'organizzazione di Carlos. Salè era un militante, un dirigente, chiamiamolo così, del Fronte Popolare di Abash, ma era un contatto privilegiato di Carlos, tant'è vero che ha quella casella postale e è inquadrato in una serie di rapporti organici e strutturati con l'FPLP. Quindi, per quanto riguarda il teatro italiano, Carlos aveva un suo contatto privilegiato dell'FPLP nel nostro paese, che era questo Abuanse Salè. Quindi dobbiamo essere precisi, perché poi si può pensare di fare chiarezza sui fatti se uno è preciso e onesto. Dire che Salè era un militante del gruppo Carlos non è corretto. Salè era un contatto privilegiato di Carlos nel teatro italiano, ha avuto riguardo alla struttura, all'organizzazione di Giorgia Bash. Ok, chiarissimo. A questo punto che cosa succede? Il Sismi rappresenta al governo, oltre diciamo quello che abbiamo già detto, quindi dovete scarcerarlo perché, o comunque insomma abbiamo bisogno che questa persona venga scarcerata perché questa è una grave violazione del lodo Moro, diamogli questo nome, gli rappresenta anche un possibile scenario di ritorsioni, qualcuno rappresenta un rischio concreto al governo del paese che gli fa intuire che cosa eventualmente può accadere se questo patto non viene onorato?
Sì, è una domanda molto interessante perché per tanti anni, diciamo anche troppi, nessuno ha mai messo in relazione questi antefatti, quindi la vicenda dei missili di Ortona, l'arresto degli autonomi, ma soprattutto l'arresto e la condanna e la permanenza in carcere di Abu Anses Saleh con l'attentato di Bologna. Noi stiamo parlando di dei mesi che precedono l'attentato del 2 agosto. L'intensità delle richieste, chiamiamole così, ma delle minacce da parte della dirigenza palestinese nei confronti dell'Italia va crescendo a partire dalla condanna di Saleh. Saleh viene condannato a gennaio del 1980 a 7 anni di reclusione e rimane in carcere. Da quel momento inizia un pressing, una manovra pesantissima di minacce sempre più gravi nei confronti dell'Italia da parte dell'FPLP, e queste minacce vengono registrate non soltanto dal Sismi che trasmette da quel momento in poi regolarmente attraverso i canali della seconda divisione queste minacce al governo, ma viene parallelamente, ma separatamente, quindi non in coincidenza, perché non ci sono collegamenti diretti tra un organismo e l'altro, dal Dipartimento di Polizia, quindi dal capo della polizia. Il Ministero dell'Interno già nel gennaio dell'80, attraverso l'organismo che all'epoca si chiamava UCIGOS, fa partire una segnalazione gravissima di rischio attentati a causa della condanna subita da Saleh. Stiamo parlando del gennaio del 1980. Nello stesso momento il Sismi inizia a trasmettere al governo tutta una serie di rapporti e relazioni sulle pressioni e sulle minacce che arrivano dal fronte palestinese. Queste minacce sono sempre più, cioè diciamo, seguono una curva in salita, in crescita, man mano che passano i mesi e Saleh continua a rimanere dentro. Diciamo che i mesi più caldi sono marzo e aprile del 1980, in previsione di cosa? In previsione dell'inizio, dell'apertura del processo di appello per la stessa vicenda, cioè il processo di secondo grado che si sarebbe dovuto celebrare, che doveva aprirsi davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila per gli stessi fatti, laddove il procuratore generale intendeva, questo è nero su bianco, chiedere un inasprimento delle pene per tutti, perché secondo il procuratore generale presso la Corte d'Appello del Tribunale Penale dell'Aquila le armi non erano in uscita ma erano in entrata, e quindi si configurava un reato ancora più grave. Quindi queste minacce diventano veramente molto gravi a partire da marzo. E qui voglio dirvi un'altra cosa sorprendente. Quando durante la commissione Mitrokhin ho fatto tutta una serie di ricerche d'archivio, mi sono imbattuto era il maggio del 2005, insieme a un altro consulente siamo stati autorizzati ad andare a visionare gli archivi, diciamo, segreti dell'antiterrorismo, e funzionava così: tu vieni autorizzato, quindi ti autorizzano ad andare presso l'archivio, ma preventivamente tu devi far sapere loro quali sono i fascicoli delle persone che tu vuoi visionare per una, diciamo, economia di lavoro degli uffici. Quindi la prima cosa io chiesi all'epoca, maggio dell'80, del 2005, chiesi il fascicolo personale di Abu Anses Saleh. Arrivati nella sede dell'archivio, inizio ad aprire i fascicoli di Saleh, e tra le prime cose
saltò fuori un documento sorprendente. Che cosa? Un allarme gravissimo lanciato, scritto nero su bianco, su un telegramma classificato, penso che fosse riservatissimo o segreto, una cosa del genere, in cui il direttore dell'UCIGOS, oggi si chiama Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, all'epoca era l'UCIGOS, l'Ufficio Centrale delle Investigazioni Speciali, era l'ufficio centrale che coordinava l'attività delle DIGOS. Le DIGOS le conosciamo tutti, è la polizia politica. L'ufficio centrale, che è un organismo del Ministero dell'Interno, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il direttore, prefetto Gaspare De Francisci, firmava un telegramma, non mi ricordo se era riservatissimo o segreto, destinato al direttore del SISMI e a una serie di questure, dicendo: attenzione, c'è la minaccia gravissima di atto ritorsivo da parte dell'FPLP per la mancata scarcerazione di Abu Anse Saleh. Questo allarme grave, perché la fonte era apicale, portava la data dell'11 luglio 1980. Faceva seguito all'allarme che era già stato lanciato nel gennaio dell'80. Ma qui vi devo dire una cosa sorprendente: la fonte che aveva attivato, diciamo così, l'allarme e convinto il direttore dell'UCIGOS, teniamo presente che il direttore dell'UCIGOS dell'epoca, De Francisci, è l'uomo che poi liberò il generale Doser in Veneto quando venne sequestrato dalle Brigate Rosse. Quindi era un personaggio, diciamo, molto, molto pesante, un investigatore molto pesante. L'allarme nasceva dalle informazioni ritenute e valutate di altissimo livello di una fonte segreta, riservata, gestita a livello DIGOS, e quindi UCIGOS, attiva a Bologna. C'era una persona a Bologna che una fonte, un informatore, o non so se fosse una donna o un uomo, questo non lo sappiamo, ritenuta affidabilissima, che forniva informazioni e che stava lanciando questo allarme, dicendo alla catena, diciamo così, della polizia politica, quindi DIGOS e UCIGOS, che c'era l'allarme, si è arrivati al punto di un allarme, di una possibilità di attentato da parte dell'FPLP per la mancata scarcerazione di Salè. Vi dico anche un'altra coincidenza. Nel 1989 uno studioso formidabile, un docente di storia dell'Università dell'Aquila, scrisse nel 1989 per un microscopico editore abruzzese, Ia Padre, un volumetto che è un pezzo, diciamo, da collezione. Scrisse un saggio sui collegamenti internazionali del terrorismo italiano. Questo professore si chiamava, penso che non lo so, non vorrei dire una cosa, comunque si chiama Stelio Marchese. Questo professore scrisse questo saggio sui collegamenti internazionali nel 1989, l'anno della caduta del muro di Berlino. Venne pubblicato quell'anno. In una pagina di quel volume lui faceva riferimento a un fatto clamoroso. Cosa scriveva il professor Marchese? In una nota scriveva che nel luglio del 1980 un funzionario dei servizi segreti si era recato all'Aquila per parlare con il procuratore generale dell'Aquila affinché, diciamo così, capisse l'enorme problema con la posizione di Salè, e quindi chiedeva al procuratore generale clemenza nei confronti di Salè, che era imputato e che attendeva il processo di secondo grado. Il secondo grado sarebbe dovuto iniziare il 2 luglio dell'80. Questo funzionario dei servizi segreti, che viene citato nel saggio di Stelio Marchese in questa nota,
ci fece sobbalzare sulla sedia quando l'abbiamo letto in commissione, perché si vede che qualcuno dal Sismi era partito per andare all'Aquila a chiedere clemenza per Salè, ma era rimasta una vicenda, come dire, senza conferme ulteriori. Si capiva, io poi parlai con Stelio Marchese, Marchese mi disse effettivamente che aveva parlato con il procuratore generale dell'Aquila, riuscì a parlare con l'anzianissimo procuratore dell'Aquila che mi confermò che da lui si presentò questo alto funzionario dei servizi chiedendo clemenza, ma lui rispose: io faccio il magistrato, lei faccia quello che vuole, il processo lo istruisco io, se ne vada, perché sennò qui commettiamo pure un reato, e lo liquidò. Mi confermò, parallelamente mi disse però: io la confermo, ma non ha diritto di scriverlo, quindi non lo potemmo scrivere. Bene. Nel 2014 è stato ascoltato come testimone dalla Procura della Repubblica di Bologna l'ex direttore della seconda divisione del Sismi, la divisione nella quale era incardinato Stefano Giovannone. E questo generale, che poi peraltro io ho pure conosciuto, ci ho pure parlato, in questa lunga audizione davanti ai magistrati di Bologna, cosa dice? Sono io che sono andato nel luglio dell'80 a perorare la causa di Salè, perché ci avevamo in mano questa benedetta lettera dell'FPLP che ci minacciava di attentati. Quindi, per ritornare alle coincidenze, abbiamo messo insieme tutti questi pezzettini. A ogni fatto ci sono voluti anni per dare una conferma, ma la conferma è arrivata. Così come è capitato per il compagno citato da Carlos nell'intervista al Messaggero, io ci ho messo 5 anni per dare un nome e cognome e identità, perché nessuna fonte aperta fino al 25-26 luglio del 2005 aveva mai parlato e mai fatto il nome di Thomas Kram come il terrorista tedesco appartenente, questo sì, al gruppo Carlos, all'organizzazione Separat, presente a Bologna il giorno dell'attentato. E adesso ti chiedo come ci siamo arrivati lì, però prima la domanda è: in questo frangente il governo che cosa fa? Conscio di questo pericolo, gli viene rappresentato, come si muove, che cosa si fa a livello esecutivo? Allora, il governo sente, prima di tutto sente l'ambasciatore italiano che è a Beirut, che si chiamava Stefano D'Andrea. Stefano D'Andrea è un ambasciatore, diciamo così, vecchio stile, un uomo dello Stato, un uomo che serve la Repubblica Italiana, serve il governo, una persona profondamente responsabile del suo ruolo e di tutto quello che ne consegue. Per lui la dirigenza palestinese non era nulla, lui riteneva che l'ambasciatore italiano a Beirut dovesse dialogare con i suoi referenti del governo e non certo con personaggi che potevano essere o non essere anche dei terroristi. Quindi lui immediatamente, dopo essere stato contattato per avere una prima informativa su queste vicende, dice: tutta questa materia è gestita segretamente dal capocentro del servizio, io come ambasciatore non ho nulla da dire, se non che queste istanze palestinesi io non le ho mai conosciute, questa lettera non è mai stata da me vista, letta o trasmessa, e tutto ciò ha a che fare con i rapporti che ha il nostro capocentro del servizio con questi personaggi. Ecco, quindi questo, scusa, da quel momento scoppia una guerra tra l'ambasciatore. Non abbiamo specificato una cosa, non abbiamo detto che su quella lettera in realtà era riportato come interlocutore l'ambasciatore, per questo motivo viene chiamato in causa. Ecco, poi ti lascio andare avanti, perché veniva coinvolto il governo nella persona dell'ambasciatore, come se l'ambasciatore fosse stato messo al corrente di questi accordi segreti con la dirigenza palestinese nell'ambito del cosiddetto accordo Lodo. Lui disse: io non ne so assolutamente nulla, io non sono mai stato messo al corrente da nessuno di questi accordi, non ho mai visto questa lettera, nessuno me l'ha mai trasmessa,
è tutta roba gestita dal nostro capocentro. Da lì si determina un conflitto insanabile tra l'ambasciatore italiano a Beirut, il capocentro del servizio a Beirut, e questa è una spaccatura interna alle nostre istituzioni che arriva fino al governo, perché c'è la filiera, chiamiamola così, istituzionale, ufficiale, che passa attraverso la Farnesina e arriva fino al governo, e poi c'è la filiera occulta della diplomazia parallela che agisce con le gambe di Giovannone della seconda divisione fino al direttore del servizio e così. Quindi a livello, per rispondere alla domanda, a livello di governo, il governo che cosa fa? Con Cossiga a Palazzo Chigi non si fa nulla, si chiudono le porte, non si dà più seguito a nulla. Palazzo Chigi emetterà un comunicato tranchant dopo la pubblicazione sui giornali della lettera del Fronte Popolare, dicendo che il governo nulla mai ha saputo e che non tratta con questi personaggi. Letta da parte dei palestinesi, il comunicato di Palazzo Chigi era una dichiarazione di guerra. E questo avviene in che data, scusami? Questo stiamo parlando, penso, immediatamente dopo la lettura della lettera di Abbas, gennaio dell'80. Nel gennaio dell'80 Palazzo Chigi chiude ogni tipo di ambiguità con un comunicato stampa, penso, se non sbaglio, che sia stato scritto da Zandaloi, quindi il capo ufficio stampa del ministero di Palazzo Chigi. La vicenda si concluse là. Cossiga fece un comunicato stampa e non disse più nulla, ma il comunicato stampa era di una durezza esemplare, non lasciava aperta nessuna porta, diceva che quella roba lì non esisteva, il governo non tratta con nessuno, fine, e quelli stavano in carcere. Come ho detto, da parte palestinese quello suonava come veramente un atto di guerra, una dichiarazione di guerra. E alla fine, il 2 agosto del 1980, a Bologna esplode la stazione e quindi avviene l'atto. Allora, poi, ecco, allora qui succede, che cosa succede? Qui dobbiamo sgombrare il campo da una montagna di macerie ideologiche sui fatti di Bologna. Arriviamo alle cose sulle quali non si può discutere perché sono così. I fatti nudi e crudi. La mattina del sabato 2 agosto 1980 esplode un ordigno nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna alle ore intorno alle 10:25-10:30. Questo è un fatto. L'altro fatto sul quale non si può discutere è che appunto l'esplosione e il crollo di quella parte della stazione provocherà più di 80 morti, 85 ufficialmente, e poi vedremo. L'altro fatto incontrovertibile è che la mattina del 1 agosto del 1980 viene fermato al posto di polizia di Ponte Chiasso, Canton Ticino, quindi proprio sulla frontiera elvetico-italiana, viene fermato dalla polizia italiana. Voi mi chiedete perché c'è la polizia italiana in territorio svizzero, perché sono degli accordi antichi di cooperazione bilaterale e per ragioni di controllo doganale esiste un posto di polizia italiana a Ponte Chiasso, che tecnicamente è in territorio svizzero. La mattina del 1 agosto del 1980, venerdì, viene fermato sul treno 200, numero 201 proveniente da Karlsruhe in Germania, città della Germania, treno 200, numero 202 delle ore 10:30, un cittadino tedesco di nome Thomas Kram. Questo tedesco viene fermato, perquisito. Perché viene fermato e perquisito? Perché questo soggetto era stato iscritto sulla rubrica di frontiera, cioè un registro di persone da tenere sotto controllo per motivi doganali di sicurezza nazionale, fin dal maggio del 1980 in Italia. Quindi era sottoposto a due provvedimenti di controllo. Uno era perquisizione personale, andava perquisito, e l'altro era
una sorveglianza, doveva essere sorvegliato, cioè doveva essere pedinato, sorvegliato nei suoi spostamenti nel nostro paese. Viene perquisito la mattina del 2 agosto, dopo il suo arrivo a Pontechiasso, e il commissario di polizia che dirigeva il commissariato di Pontechiasso, Marotta, il dottor Marotta, con il quale ho parlato, l'ho raggiunto, sono riuscito a conoscerlo, ci siamo confrontati bene su questa vicenda, redige una relazione con allegato un telegramma e una serie di rapporti che lui trasmette prima di tutto a Lucigos, no, prima di tutto alla diciamo così, al quartier generale del suo servizio della polizia di frontiera. In seconda battuta, la stessa comunicazione, lo stesso rapporto e il telex lo trasmette alla polizia di prevenzione, oggi, all'epoca era Lucigos, cioè all'ufficio, diciamo così, che aveva lanciato l'allarme l'11 luglio dell'80. E poi stesse segnalazioni che trasmetterà alla questura di Varese e alla questura di Milano. Nelle stesse ore in cui Marotta trasmette questa relazione, la mattina del 2 agosto del 1980, sull'arrivo di Thomas Cram in Italia, nello stesso momento in cui lui trasmette questa roba da Pontechiasso a Roma, Milano e Varese, esplode la bomba a Bologna. L'altro elemento sul quale non si può discutere, perché è un dato oggettivo incontrovertibile, è che Thomas Cram, che entra da Pontechiasso e poi fa ingresso in Italia, sarà a Bologna il giorno dell'attentato. L'altro elemento incontrovertibile è che il 7 agosto del 1980 la Digos di Bologna, incrociando i dati tra le presenze negli alberghi e nelle strutture ricettive della città e della provincia di Bologna nei giorni precedenti l'attentato, il 7 agosto del 1980, la Digos di Bologna fa una scoperta sorprendente. Trova il nome di Thomas Cram, lo mette in relazione agli atti di polizia che aveva lì in archivio e scoprono che lui era già stato segnalato due volte dalla polizia tedesca perché sospetto terrorista. La cosa incredibile che succede tra il 7 agosto e l'11 agosto è che la polizia, la Digos di Bologna, dialogando con il Ministero dell'Interno, con Lucigos, chiedendo informazioni ulteriori rispetto al personaggio Thomas Cram, ottiene delle informazioni attraverso i canali dell'Interpol e della Criminal Pol, ottiene informazioni dal Bundeskriminalamt, che è la polizia criminale tedesco-occidentale all'epoca. I tedeschi del Bundeskriminalamt, quindi la polizia, diciamo, dell'antiterrorismo tedesco, trasmette informazioni in maniera molto rapida al Ministero dell'Interno e quindi alla questura di Bologna, inquadrando Thomas Cram come un pericoloso terrorista al pari del suo collegamento diretto Johannes Weinrich, anche lui ex dirigente dell'organizzazione terroristica tedesca Cellule Rivoluzionarie. Chi è Johannes Weinrich nell'agosto del 1980? Questa è una domanda. Era il braccio destro di Carlos. Quindi tu mi stai dicendo che il 7 agosto del 1980 era noto il nome Thomas Cram, era noto che fosse in contatto diretto con nella stessa cellula del braccio destro di Carlos, questo stai dicendo? Sì, ma va intesa in questi termini. I tedeschi occidentali, l'antiterrorismo di Bonn, poi il Bundeskriminalamt, adesso mi ricordo dove scriveva, insomma, avevano ben chiaro tutto ciò che accadeva da loro, avuto riguardo all'estremismo di sinistra, all'estremismo di destra, all'eversione. Per loro era un fatto incontrovertibile, incontestabile, che Thomas Cram era un sospetto terrorista in collegamento con un terrorista pericoloso come Johannes Weinrich. Ma a quella data, agosto dell'80,
i tedeschi occidentali non sapevano che Johannes Weyrich era diventato il braccio destro di Carlos, o almeno dalle informazioni che arrivano dalla Germania nei giorni che vanno dal 7 agosto all'11 agosto dell'80, perché queste sono poi cristallizzate in documenti che la Digos di Bologna ha nei suoi atti, diciamo così, d'archivio, la situazione era chiara per il collegamento fra i due, ma i tedeschi non dicono che Johannes Weyrich in quel momento era il braccio destro di Carlos. Ok. Ma gli spostamenti di Weyrich in Germania Est, i tedeschi occidentali utilizzeranno per alimentare sempre di più sospetti che effettivamente Weyrich fosse, diciamo così, acquartierato nel settore est di Berlino in un altro ambito, un'altra organizzazione terroristica. Ma gli italiani fanno sapere che il collegamento era diretto Kram-Weyrich. Okay. Questo è un dato incontrovertibile. Nelle stesse ore in cui la Digos di Bologna fa questa scoperta e sicuramente informerà il capo della procura dell'epoca, Ugo Sisti, nelle stesse ore scoppia il guaio, il problema, il mistero della scomparsa di una delle vittime della strage, ovvero sia la giovane donna di origine sarda, residente nel Fiorentino, Maria Fresu. Le due cose stanno lì, nelle stesse ore in cui la Digos scopre Kram, nelle stesse ore scoppia il caso della scomparsa di una delle vittime. Perché dico la scomparsa di una delle vittime? Perché dal 4 agosto del 1980, cioè dal giorno in cui i genitori di Maria Fresu vanno in obitorio per riconoscere la figlia e la nipotina, si trovano solo al raccapricciante scenario della vista della bambina, che non aveva neanche compiuto 3 anni, perché l'avrebbe compiuto il 3 settembre dell'80, che era la nipotina, la figlia della loro figlia, ma il cadavere della loro figlia non c'è. E dal 4 agosto iniziano a trapelare sulle agenzie di stampa le indiscrezioni che manca un cadavere. Questo va avanti fino al 6, al 7, all'8 agosto, e l'8 agosto il procuratore aggiunto, o penso che fosse già il procuratore aggiunto di Bologna, o quantomeno quello al quale il fascicolo era stato assegnato, il fascicolo delle indagini, Luigi Persico, in una conferenza stampa, all'epoca c'era l'incontro con la stampa per aggiornare sullo stato delle indagini, il procuratore dirà appunto: cercheremo i resti della povera Maria Fresu nelle 250 tonnellate di macerie della stazione che abbiamo trasportato in un'area militare lì a Bologna. Qui apro una piccola parentesi, Andrea. C'è un filmato, questo è un filmato interessantissimo, sta su YouTube, quindi potete cercarlo. È un filmato del TG1, Bruno Vespa, inviato del TG1 dell'epoca, il lunedì 4 agosto 1980, fa un collegamento in diretta davanti alla stazione, e dietro di lui voi dovete vedere quello che accade. Avevano già trasportato e ripulito tutto quello che era crollato con l'esplosione. C'erano già i bancali con i mattoni, i laterizi per ricostruire e per rimettere a posto quello che si poteva mettere a posto. Tecnicamente la scena del crimine non è mai stata sottoposta a sequestro giudiziario, non è mai stato transennato nulla, le ruspe hanno rimosso tutto, quindi la scena è stata compromessa fin dalle prime ore, perché se si doveva trovare qualche cosa relativamente all'ordigno, all'innesco, a qualsiasi altra cosa, sarebbe stato opportuno avere un po' più di prudenza nel rimuovere tutto con quella velocità, tenendo presente che l'attentato è stato la mattina di sabato. Domenica hanno spazzato via tutto e
all'ora di pranzo Bruno Vespa ha fatto un collegamento in diretta con il telegiornale e dietro di lui l'area era già ampiamente ripulita. Questo fatto, insieme con tanti altri, determinerà una serie di ostacoli quasi insormontabili nella ricerca della verità. Tant'è vero che ultimamente, per cercare di capire l'esatta composizione dell'ordigno e il meccanismo di innesco dell'ordigno esploso a Bologna, sono dovuti ritornare nell'area militare vicino di Bologna a rovistare nelle 250 tonnellate di macerie della stazione, perché ancora a distanza, questo è successo pochi anni fa, 2 o 3 anni fa, durante il processo in corte d'assise contro un ex estremista dei NAR, ancora 2 o 3 anni fa sono stati costretti ad andare a setacciare nelle montagne di macerie per trovare dei pezzetti mancanti. Questo ve la dice lunga sulla saga degli orrori di questa vicenda. Poi tutto il resto, tutto ciò che è successo dopo, ovvero le piste, le contropiste, le ipotesi, tutto ciò che potete leggere, non trova un elemento di riscontro concreto. La presenza di persone, la presenza di vari personaggi, non è mai stata confermata. Ultima presenza che vogliono assolutamente collocare sul posto, e questo è questa di questo personaggio da film noir, Paolo Bellini, un balordo di Reggio Emilia che poi è andato in latitanza e poi ha fatto ladro di mobili, ha fatto un po' di tutto, un criminale, si è accusato di tanti omicidi. C'è da dire che lo vogliono assolutamente collocare sul luogo dell'attentato con un filmato, ma non c'è alcuna prova incontrovertibile. Siamo nel campo delle ipotesi, siamo nel campo dei teoremi, siamo nel campo delle congetture. I fatti nudi e crudi sono la sparizione di un cadavere, perché ancora oggi quella donna non si sa che fine abbia fatto, la presenza di un personaggio legato a un'organizzazione terroristica che operava, così come la prassi, con i suoi documenti veri e non falsi, e una scomparsa, se ne deduce la scomparsa, di un'ulteriore persona alla quale l'esplosione ha strappato un pezzo del volto, che poi è stato erroneamente attribuito alla donna Maria Fresu scomparsa. Ecco. Scusami, però il nome di Cram a un certo punto, cioè abbiamo detto, è noto alla polizia, alla Digos di Bologna il 7 agosto 80, sparisce però e riemerge soltanto molti anni dopo, e tu lo hai trovato peraltro nel 2005, se non sbaglio. Come, innanzitutto ti chiedo, perché è sparito, e B, come hai fatto a riuscire a collegare l'informazione che abbiamo dato all'inizio di questa puntata, cioè che Carlos, tramite quell'intervista che ha rilasciato, sosteneva che ci fosse insomma un suo uomo, un uomo della sua cellula terroristica a Bologna quel giorno. Come hai fatto a dargli il nome di Thomas Cram, se questo nome è sparito nel frattempo diciamo dalla storia? Allora, questa storia va raccontata bene, perché altrimenti si commettono degli errori e si forniscono informazioni non corrette. A livello diciamo di fonte pubblica, pubblicamente il nome Thomas Cram è rimasto un segreto, forse il più grande segreto di tutta l'inchiesta sulla strage, per 25 anni, ovvero sia fino al 25 luglio del 2005, quando io, come consulente della commissione Mitrokhin, vengo delegato a svolgere ricerche d'archivio presso la questura di Bologna, e appena mi presento in questura, quindi conosco il questore, il capo di gabinetto, il capo della Digos,
dopo poco tempo che mi metto a sedere compulsando i fascicoli che avevo chiesto, trovo un qualche cosa di incredibile. Mi ritrovo davanti agli occhi il rapporto del capo della polizia, che aveva scritto l'8 marzo del 2001 al questore di Bologna, mettendo in relazione il nome di Thomas Cram al personaggio rievocato da Carlos nelle sue interviste del 2000, ritenendo questo collegamento significativo e importante ai fini dell'inchiesta, e di promuovere tutti gli accertamenti per verificare se questa presenza poteva essere messa in collegamento con l'attentato. Questo rapporto del capo della polizia è dell'8 marzo del 2001. Separiamo le due cose. Quindi a livello interna corporis dello Stato, quindi a livello investigativo, si sapeva che c'era un terrorista tedesco presente a Bologna il giorno della strage. Si sapeva già dall'80, perché la polizia, la Digos e quindi Lucigos, aveva chiaro che lui era entrato in Italia il 1 agosto e si ritrovava a Bologna il giorno della strage, e su di lui c'era stata una raccolta informativa, un'attività informativa positiva nei termini in cui ve l'ho descritti prima, ovvero sia avevano raccolto informazioni che confermavano che il soggetto era pericoloso ed era in collegamento con uno dei più ricercati e pericolosi terroristi tedeschi di quel momento, cioè Johannes Beinig. Quando ho scoperto questo documento, e poi una volta scoperto il nome e cognome del tedesco, quindi mi è venuto in mente immediatamente l'intervista di Carlos al Messaggero del 2000, ho chiesto il fascicolo personale di Thomas Cram alla Digos di Bologna, e avevano un bel fascicolo. Il fascicolo raccontava tutta una storia che nessuno mai aveva mai scritto, mai nessun giornalista, mai nessun ricercatore, mai nessun addetto ai lavori, nessuno in nessun modo, in nessuna sede, in nessuna circostanza aveva tirato fuori il nome di Thomas Cram come quello di un terrorista tedesco presente a Bologna il giorno dell'attentato. Ma le carte raccontavano un'altra storia. Che cosa? Che nel 2000, quindi alla fine del 2000, non mi ricordo, forse era dicembre del 2000, l'autorità giudiziaria tedesca trasmette alla procura in Italia, quindi alla Corte d'Appello, distretto della Corte d'Appello, un mandato di cattura internazionale a carico di Cram in Italia. Cioè chiedevano all'autorità giudiziaria italiana di cercare Cram nel nostro paese, perché Cram era latitante. Lui ha terminato la latitanza nel 2006, nel 2005 erano 18 anni di latitanza, si è fatto nel 2005, nel 2006 quando si è presentato aveva accumulato 19 anni di latitanza. Insomma, nel dicembre del 2000 l'autorità giudiziaria tedesca cerca in Italia Thomas Cram e fornisce, intanto trasmettono il mandato di cattura internazionale, che era un documento molto molto pesante, ricco di informazioni, con tutti i contatti, tutto quello che ha fatto, inquadrato nel gruppo Carlos, esperto di esplosivi, esperto di falsificazione di documenti, veniva inquadrato in un certo modo. Venivano forniti peraltro i nomi dei contatti italiani che risultavano ai tedeschi. La polizia italiana, cioè la Corte d'Appello, per competenza, ovviamente trasmette all'organo apicale del Ministero dell'Interno l'ordine di ricerche sul nostro territorio di questo soggetto e anche di tutti gli altri collegati a lui. Quindi iniziano le ricerche
di questo soggetto, ma nel momento in cui il Ministero dell'Interno riceve questa comunicazione da parte della magistratura italiana su richiesta della magistratura tedesca, al Ministero dell'Interno fanno una cosa semplicissima, perché così lavorano. La prima cosa che fanno, richiamano il fascicolo della persona ricercata e vedono se c'è qualcosa in atti. Cosa esce fuori? Che lui era stato segnalato già ai tempi della sua permanenza a Perugia, ma la cosa più significativa è che lui era stato al centro di un'attività investigativa per la strage di Bologna nell'arco di tempo dal 7 all'11-12 agosto del 1980. Quindi in quel frangente, fine del 2000, inizi del 2001, a livello, diciamo così, centrale da parte della pubblica sicurezza, si matura l'idea che questo personaggio potesse avere a che fare in qualche modo con l'attentato. Da lì nasce il rapporto del capo della polizia, trasmesso al questore di Bologna. Ma tutto questo, tutto ciò, non è mai trapelato all'esterno, né del Ministero, né della Procura di Bologna, né da altre parti. Queste informazioni sono rimaste segrete fino a che io non sono arrivato a Bologna il 25 luglio del 2005. Io una settimana prima, non so se lo sai Andrea, una settimana prima avevo presentato nella sala stampa di Montecitorio questa roba qua. Okay. È un'inchiesta che feci per il mensile Area, in cui per la prima volta cercavo di fornire un contesto credibile in cui collocare il movente, i mandanti e i depistaggi che ci sono stati sulle indagini relativamente all'attentato di Bologna. Ma alla data di presentazione dell'articolo a Montecitorio, alla quale parteciparono il defunto onorevole Fragalà, che era uno dei componenti della commissione Mitrokhin, un altro parlamentare di Bologna e adesso non mi ricordo chi altri, venne quel giorno nella cartella stampa data ai giornalisti, c'era la copia del dossier che scrissi per il mensile Area e la lettera che il presidente emerito Cossiga ci volle mandare, perché lui non poté presenziare quel giorno per motivi di salute. Ma quel giorno, che era il 20 luglio del 2005, io il nome di Cram non lo avevo, tant'è che nell'articolo non compare. C'era lo schema generale, c'era lo scenario, c'era il contesto nel quale presumibilmente collocare l'attentato e finalmente capire perché era accaduto, ma mancava ancora quel nome. Il nome saltò fuori una settimana dopo, quando venne autorizzato ad andare in missione per conto della commissione presso la questura di Bologna, e lì scoprì il nome di Cram. Attenzione, il nome di Thomas Cram è rimasto seppellito 25 anni nel più assoluto riserbo e segreto mai avuto in una vicenda di una inchiesta o un'istruttoria praticamente infinita, perché si indaga dal 2 agosto e ancora oggi ci sono processi in corso. Il nome di Cram è stato trattato a livello di capo della polizia nel 2000-2001, è stato poi trattato in una prima fase in maniera assolutamente riservatissima da parte della Procura di Bologna, in un procedimento, chiamiamolo amministrativo, perché il rapporto del capo della polizia inviato al questore di Bologna viene acquisito, trasmesso in procura e viene acquisito e, diciamo, usiamo un termine brutto, degradato a livello di una notizia, come se fosse la notizia di un mitomane. Il pubblico ministero, lo stesso giorno che riceve
il rapporto della Digos di Bologna, che riporta le sollecitazioni del capo della polizia, a penna in alto a sinistra scrive: suggerisco iscrizione al modello 45, cioè atti non costituenti notizia di reato. Fu un tutt'uno da parte del pubblico ministero suggerire al procuratore capo di lasciar correre questa segnalazione come qualcosa che non costituiva notizia di reato, quindi iscrizione, e venne iscritto a modello 45. La segnalazione del capo della polizia, cioè le informazioni che è corredate di tutti gli atti che provenivano dalla Germania, sono state acquisite dalla procura di Bologna e trasformate in una non inchiesta. Si sono presi tutte le carte e le hanno parcheggiate in un ambito inerte attraverso l'iscrizione al modello 45. Questo modello 45 è rimasto così, e attraverso il meccanismo del modello 45 il pubblico ministero ha evitato nel 2001-2002 di passare attraverso il vaglio del GIP, quindi ha archiviato amministrativamente, cioè ha spedito tutto in archivio senza far sapere niente praticamente a nessuno, mandando tutto in archivio senza passare dal GIP, senza fare accertamenti ulteriori, senza promuovere nessun tipo di indagine. Ecco perché il segreto è rimasto sigillato fino al 2005. Poi nel 2005, quando io ho portato in commissione Mitrokhin i primi documenti della mia missione a Bologna, quella notizia aveva le gambe. Il 27 luglio del 2005 è finita su tutte le agenzie, e in poche ore ha fatto giro del mondo. Ma è stato un segreto custodito per 25 anni. Alla domanda è questa: ma se questo signore veramente non c'entra nulla, come lui dice, e quindi possiamo da una parte pure credere che lui è venuto in Italia per trascorrere dei giorni di vacanza, perché questa informazione, quindi la sua posizione, non è stata chiarita nei tempi, nei modi e nei tempi e nei modi usuali per sgombrare il campo da ogni dubbio, da ogni sospetto? Perché seppellire questa storia nel profondo delle carte e non parlare con nessuno? Perché trattare questa cosa a livello di modello 45? Perché addirittura per tanti anni il nome di Cram è stato schedato nel CED, nel Centro di Elaborazione Dati delle Forze di Polizia, come terrorista internazionale di estrema destra, quando lui ha un'estrazione diametralmente opposta? Perché quando ha avuto la possibilità nel 2013 di raccontare la sua verità e di reclamare la sua innocenza e dire: io non c'entro nulla, io sono capitato qui per caso, perché non lo ha detto? E soprattutto perché non ha dato un nome, un cognome, un telefono, una circostanza, un ricordo credibile del suo arrivo in Italia e della sua scomparsa dall'Italia? Io sono disponibile ad ascoltare la storia di tutti, e sono il primo ad ammettere l'errore quando sbaglio, perché si sbaglia, ma in questo caso la massa di menzogne, di bugie e di depistaggi che questo signore ha messo in campo non ha eguali. Qui siamo di fronte a un doppio standard, Andrea. Se cambiamo casacca al soggetto e gli mettiamo una giacchetta di estremista di estrema destra, solamente un decimo di quello che lui ha combinato e che ha detto in tutti questi anni sarebbe servito per dargli l'ergastolo. Nel suo caso si è messo in moto un macchinario incredibile di soccorso rosso. Lo hanno iniziato a proteggere dal quando lui si è costituito, nel dicembre del 2006, se non sbaglio, dopo 19 anni di latitanza, e da quel momento è stato
sigillato in un sistema di protezione internazionale. In Italia abbiamo avuto complici che hanno lavorato in maniera indefessa per fornire lui un alibi totalmente falso. Ma se lui non c'entra nulla, perché mettere in moto questi macchinari? Perché falsificare documenti per dare a lui un vantaggio quando doveva per costituirsi l'alibi? Perché negare l'evidenza? Perché dire? E poi si scopre il fatto clamoroso che il 5 agosto del 1980 Thomas Cram, invece, che, come lui ha ripetuto, sono andato a Firenze, Perugia, a Firenze, poi sono andato in Costa Azzurra, poi sono andato lì, poi sono andato là. Le carte purtroppo raccontano un altro fatto. Il 5 agosto del 1980, quindi tre giorni dopo l'attentato, lui è nel settore est di Berlino, chiedendo di entrare a Berlino Est. In un primo momento viene respinto, poi il capo dell'ottava sezione della ventesima divisione della Stasi, il capitano Borostowski, si interessa al suo ingresso, ordina ai Vopos, che erano la polizia di frontiera, al checkpoint Charlie, il famoso checkpoint Charlie, quello a Berlino Est, viene autorizzato ad entrare a Berlino Est e rimarrà a Berlino Est fino al 10 agosto del 1980. Ma qui c'è l'altra coincidenza: nelle stesse ore in cui lui si presenta al checkpoint, arrivano a Berlino Est Johannes Weinrich e la moglie di Carlos per prendere alloggio all'hotel, al Grand Hotel di Berlino, l'hotel città di Berlino, dove il gruppo Carlos aveva impiantato uno dei suoi quartier generali. Quindi abbiamo la chiamiamo coincidenza, l'arrivo di Thomas Cram la sera del 5 agosto, quando arrivano contestualmente il numero 2 di Separat e la moglie di Carlos, Magdalena Kopp. Tre giorni adesso dopo. Vogliamo parlare della coincidenza. È una coincidenza che lui arriva là, è una coincidenza che si trova a Bologna. Ma perché lui, non quando ha avuto la possibilità nel 1 agosto del 2013, quando si presenta in procura a Bologna, e quindi era indagato per strage, quindi poteva rifiutarsi di rispondere. Invece lui si presenta a Bologna dai magistrati con una memoria, ovvero sia con uno scritto in tedesco che era stato poi anche tradotto in italiano, che doveva spiegare i motivi del suo viaggio in Italia. Bene, quella roba lì è stato frutto di un lavoro a più mani, ultimato nelle ultime ore, nella notte prima del suo ingresso in procura, ed è un concentrato di menzogne. Tutto quello che ha anche negato in quel documento, che lui è entrato a Berlino, quando nei documenti della Stasi c'è riportato il suo passaporto. Cioè, io dico, c'è un limite a tutto nel negare l'evidenza, ma se la polizia segreta tedesco-occidentale registra il numero del tuo passaporto, l'orario del tuo arrivo, il fatto che viene interpellato il capitano responsabile della sezione che tratta la pratica Separat, il suo ingresso al settore est e la sua fuoriuscita da Berlino Est da un altro valico, come si fa a dire non sono io? Il suo passaporto, che è agli atti dell'archivio che conserva tutti i documenti della Stasi, il suo passaporto ha più di 50 timbri di ingresso nella Germania Est. Ma santa miseria, come si fa a negare ciò che risulta per tabulos? Ma lui ha detto, a me non mi risulta che io sono stato a Berlino Est, io sono andato in Costa Azzurra. Perché dici che è stata scritta a più mani la memoria difensiva? Già, allora, quando la polizia, la Digos di Bologna, si accorge
che lui era arrivato a Bologna qualche giorno prima, informa immediatamente il magistrato che stava conducendo le indagini relativamente a che cosa? Alla cosiddetta pista palestinese, cioè a quello che vi ho raccontato fino adesso. Perché dal giorno che abbiamo presentato questo articolo qua, questo qua, a Montecitorio, il 20 luglio del 2005, la Procura di Bologna, perché contestualmente venne presentata anche un'interrogazione urgente al governo sui fatti che venivano rassegnati nell'articolo. L'interrogazione urgente ovviamente viene presentata al Ministero competente, al Ministero della Giustizia. Il Ministero della Giustizia interviene sulla Procura competente, che era quella di Bologna, nel momento in cui la Procura di Bologna ha avuto sollecitazione a dare risposte a tutta questa serie di fatti, impianta un fascicolo. Quell'istruttoria è durata fino al 2014. Bene, nel 2013 lui era indagato per stragi. Quando la polizia si accorge che lui era arrivato in città e aveva preso alloggio in un hotel della città, informa il magistrato e il magistrato che cosa fa? Delega la Digos a fare quello che devono fare, investigare che cosa, con chi è arrivato, a che ora è arrivato, dove alloggia, con chi si incontra, cosa fa, insomma tutto quello che va fatto per capire. La cosa più importante è che la Digos chiede subito al magistrato: dobbiamo intercettare Cram nella stanza, abbiamo l'opportunità di mettere le microspie, perché il comitato di accoglienza di Cram in Italia, quando lui arriva per poi essere convocato in procura, presentarsi in procura, era un comitato abbastanza nutrito di persone, c'erano parecchie persone che lo hanno accolto in città almeno per la terza volta, perché lui era già stato il 21-22 febbraio dell'80, l'1 e il 2 agosto dell'80, almeno la terza volta, questa qua, del fine luglio, inizi fine luglio, primo 2 agosto del 2013. Quindi ottengo l'autorizzazione, la delega da parte del magistrato, la Digos che cosa fa? Riesce in tempi rapidissimi, nel tempo in cui Cram è in procura, a leggere la sua memoria difensiva, la Digos riesce a impiantare le microspie nella stanza d'albergo di Cram, e quando lui torna dalla procura è intercettato. Allora la domanda tu mi hai fatto: come si fa a sapere che la sua memoria difensiva è stata scritta a più mani? Perché Cram e le persone con le quali lui parla sono state ascoltate, e si scopre che la memoria difensiva è stata elaborata a più mani, in particolare da uno dei suoi più, diciamo così, attivi difensori, tra virgolette, perché non è un avvocato ma è una specie di giornalista che vive in Germania, che lo ha sempre aiutato, gli ha sempre fornito la possibilità di rilasciare interviste per difendersi e raccontare tante cose che poi si sono tutte dimostrate false, che ha contribuito quella notte a rimettere a posto questa memoria insieme con altre persone. Ma la cosa sorprendente è che non è mai uscita questa da nessuna parte, nessuno mai ne ha scritto questo, e se fosse capitato ad altro soggetto, quello sicuramente andava a processo. Quando lui torna dalla Procura della Repubblica di Bologna in stanza, nel suo albergo, la prima cosa che fa, alza il telefono e parla con qualcuno in tedesco, quello là gli chiede: com'è andata? E lui risponde: bene, ho giocato a poker con quei due. Chi sono quei due? Bene, procuratore capo di Bologna, Alfonso, e il sostituto procuratore Ceri, titolare dell'inchiesta. Allora, io mi domando, se uno veramente è innocente e non ha nulla da temere, perché effettivamente parte nel cuore della notte dalla Germania e arriva in Italia così all'ultimo momento, senza una prenotazione, senza un numero di telefono, senza un contatto, senza niente, così per trascorrere qualche giorno in Italia in modo spensierato, perché
se veramente sei stato in Italia per vacanza, per svago, hai incontrato i tuoi ex amici, i tuoi ex compagni di corso all'Università di Perugia, perché non fornisci un solo nome di costoro? Ma soprattutto, soprattutto, perché nella memoria che scrivi con altri menti e quando torni dalla convocazione o dalla tua apparizione in procura al telefono dici ho giocato a poker con quei due? Perché se sei innocente devi giocare a poker con il procuratore capo e il titolare dell'inchiesta? Se non hai fatto nulla non devi giocare a poker, devi dire solo la verità. Non lo so, almeno questo è quello che penso, o certo, quello che almeno mi aspetto da qualcuno che ha la coscienza pulita. Ecco, lui tra l'altro, se non sbaglio, utilizza una versione un po' rivista del telex della polizia che diciamo informa del suo arrivo in Italia del 2 agosto, una versione diciamo rivisitata che compare, se non sbaglio, nella relazione di minoranza della commissione parlamentare, corretto? Sì, è corretto. Qui accade un fatto di una gravità inaudita. Alla fine dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul cosiddetto dossier Mitrokhin, la componente minoritaria della commissione, all'epoca era centrosinistra, quando io e il dottor Matassa, il magistrato di Palermo, depositiamo agli atti la nostra relazione sul gruppo Separat e il contesto dell'attentato del 2 agosto, depositiamo un elaborato che diciamo così faceva il punto di tutte le attività che avevamo svolto su questo filone, i commissari di centrosinistra si trovano fuori tempo massimo, perché la deadline data dal presidente della commissione, che all'epoca era Paolo Guzzanti, per il deposito degli elaborati e delle relazioni era il 10 febbraio del 2006. Noi abbiamo depositato uno scheletro di relazione, diciamo quasi ultimato, uno scheletro il 10 febbraio, quindi ci siamo assicurati sul protocollo l'arrivo del deposito del documento e poi lo abbiamo depositato in forma compiuta e completa il 23 febbraio del 2006. I commissari di centrosinistra hanno ottenuto una sorta di autorizzazione a depositare fuori tempo massimo un ulteriore elaborato e in questa relazione, peraltro firmata dai commissari politici che stavano in commissione, viene fatta una cosa di una gravità inaudita. Viene preso il telegramma del commissario Marotta che aveva perquisito Thomas Cram la mattina del 1 agosto e viene fatto viene commesso un reato. Viene fatta una manipolazione sul testo, ovvero sia scrivono per dare a Cram un elemento di vantaggio per quanto poteva servirgli come alibi, veniva scritto alterando il testo del telex della polizia che era chiarissimo che lui arriva a Ponte Chiasso alle ore 12:05 se non sbaglio, mentre e poi sarà sottoposto a fermo e perquisizione per ore, facendo intendere che a mezzogiorno lui viene fermato a Chiasso, poi verrà trattenuto, non si sa bene per quanto tempo, a Chiasso e poi rilasciato. Quindi lui, a causa di questo ritardo determinato dalla perquisizione della polizia, entrerà in Italia con un enorme accumulo di ritardo e questo farà sballare i suoi programmi e lo porteranno accidentalmente a Bologna per trovare un alloggio dove dormire. Bene, il telex della polizia firmato dal commissario Marotta diceva ben altro. Diceva che lui era arrivato a Ponte Chiasso alle ore 10:30 con il treno 201 e faceva ingresso in Italia a mezzogiorno con il treno
che lo portava a Milano. Quindi, attenzione ragazzi, queste sono operazioni di menti raffinate. Manipolare il testo di un documento della polizia per, diciamo così, favorire un'eventuale costruzione di un alibi per un potenziale sospettato è qualcosa di gravissimo, soprattutto in ambito istituzionale. Se io in tutti questi anni avessi mai, non solo commesso un errore di questo genere, ma operato in su un qualsiasi documento che io ho trovato, di tutti quelli che ho trovato, in questo modo io a quest'ora sarei stato sicuramente processato e condannato. Qui invece c'è un ambito di impunità inspiegabile. La manipolazione ha fatto sì che l'ingresso in Italia a mezzogiorno è diventato l'arrivo a Chiasso, e da mezzogiorno in poi ha accumulato ritardo, quindi non si sa che ora bene lui sia entrato in Italia. Il documento è là, non può essere modificato, ma soprattutto non può essere manipolato in termini di orari. Gli orari sono quelli, così come hanno cercato di negare che lui facesse parte del gruppo Carlos. Bene, e vi mostro una cosa. Qui ho un documento del cosiddetto fascicolo Separat del 23 luglio del 1980, quindi mancano 23 luglio, mancano 7-8 giorni, 9 giorni all'attentato, quindi è precedente all'attentato, quindi è una fotografia dello stato dell'arte immediatamente prima l'attentato del 2 agosto. Bene, vi mostro la pagina del rapporto della Stasi del 23 luglio, adesso vediamo se riuscite a vedere la data, vedete? Sì, 23 luglio. Adesso vi mostro laddove compare il nome di Cram come uno dei membri del gruppo Carlos inquadrati nel cosiddetto ramo tedesco dell'organizzazione, che erano 4 tedeschi, di cui uno in particolare che poi un'altra volta se ne parlerà. Adesso vi mostro, ecco, cosa c'è scritto? Cram, lo vedete, Thomas Cram? 31, sì. 31 è gli anni che aveva in quel momento. Bene, il 23 luglio dell'80, questo è l'affarino, la Stasi inquadrava Thomas Cram nel gruppo Carlos. Per anni hanno cercato di negare che Thomas Cram avesse mai fatto parte del gruppo Carlos. Quindi hanno cercato di negare la sua appartenenza al gruppo Carlos, hanno cercato di favorirlo con la manipolazione del Telex, lo hanno accolto quando lui si è... Guido Ambrosino, questo giornalista militante che vive in Germania, ha pubblicato un'intervista a Thomas Cram, nella quale Thomas Cram ha detto e ripetuto le menzogne che erano scritte nella relazione di minoranza laddove avevano manipolato il Telex. Lui ha riportato esattamente la manipolazione, quindi lui non ha raccontato la verità. Lui che cosa ha fatto? Ha ripetuto in un'intervista a Guido Ambrosino la manipolazione operata sul Telex della polizia. Quindi gli è stata servita praticamente su un piatto d'argento? Certo. Sembra quasi una cosa, non posso dire voluta, però diciamo un'altra ulteriore coincidenza, la relazione di minoranza. Ecco, la relazione di minoranza viene che manipola più o meno consapevolmente, io questo non lo so, il Telex, però insomma il dato è manipolato, esatto. Consegna, diciamo, questa relazione con il dato manipolato, e questo dato manipolato viene utilizzato da Cram come base per la sua difesa, per dire gli orari a cui sono entrato in Italia sono diversi da quelli reali. Perfetto. Esatto. Siccome siamo andati lunghissimi, ti voglio fare in realtà una domanda o due domande, che, tornando un attimo indietro, e cioè al procedimento giudiziario attorno alla strage di Bologna. Quindi successivamente all'evento si apre chiaramente un'indagine giudiziaria a Bologna, e qui voglio ritirare insomma in mezzo un personaggio che abbiamo smesso di nominare da un attimo, ma che è Abu Anze Saleh, ok, il quale si scopre
essere in contatto in qualche maniera con il giudice istruttore che istruiva il processo sulla strage di Bologna e che peraltro mi risulta che sostanzialmente si sia autoassegnato il fascicolo. Mi spieghi un attimo questa circostanza? Sì, è un'altra di quelle coincidenze sulle quali ci siamo imbattuti, mi sono imbattuto in questi anni. Ristudiando bene il primo procedimento dell'istruttoria, scopro che nel settembre del 1981 il giudice istruttore titolare dell'inchiesta, delle indagini sulla strage, Aldo Gentile, chiede agli omologhi magistrati dell'Aquila l'autorizzazione per Abuanse Salè, che era con l'obbligo di firma in questura perché era condannato, di andare in missione a Roma per fini di giustizia. Allora, è uno scambio che sta agli atti dell'istruttoria di Bologna, non sta in un fascicolo a parte, sta negli atti di Bologna. Trovo di fronte a questa cosa abnorme, cioè il giudice istruttore che indaga sulla strage si fa promotore in prima persona di un qualche cosa di, vogliamo dire, anomalo, inusuale, non si sa bene, perché lui motiva, dice, per fini di giustizia, quindi si può intuire per fini di giustizia relativamente al procedimento nel quale quelle carte stanno, non stanno in un altro procedimento. Ecco, ricordiamo che in quel momento non c'è ufficialmente nessun legame tra il procedimento dei missili di Ortona, ok, certo, ricordatevi, e quello di Bologna, certo, esatto. sono diversi, non c'entrano niente. Adesso noi a posteriori li abbiamo, esatto, legati, ma allora non era assolutamente nota questa cosa. Esatto, qui è come quelli che fanno le ipotesi sulla retroingegneria che viene dagli alieni. Qui siamo di fronte a un fatto clamoroso. Il titolare dell'istruttoria chiede un'autorizzazione ai giudici che sono giudici di sorveglianza dell'Aquila perché affinché Salè se ne vada una settimana a Roma, non si sa bene a fare che cosa, non si sa bene a parlare con chi, non si sa bene in quale contesto. Queste richieste, non è vero, in effetti non ce n'è solo una, ne seguiranno anche altre. Bene, se n'è fatto promotore, diciamo così, Aldo Gentile. E questo è un fatto. Sì, ci sono state delle interrogazioni, delle interpellanze, dopo che io ho scritto questo articolo è scoppiato un mezzo putiferio, come al solito le risposte che sono state fornite sono state sostanzialmente insufficienti. Cosa succede però? Nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta pista palestinese, cioè nell'ambito dell'inchiesta che poi sarà, diciamo, ascritta a Cram come coautore della strage, responsabile della strage, viene sentito, perché ovviamente i magistrati di Bologna sono stati impattati dal governo a fornire spiegazioni relativamente a questa anomalia istruttoria, sono andati ad ascoltare come testimone il vecchio giudice istruttore Aldo Gentile, colui che, devo aprire una parentesi Andrea perché tu l'hai accennato, colui che tecnicamente si autoassegna l'inchiesta, perché succede un fatto che poi dobbiamo tornarci su perché è importante. Questo signore, questo dottor Aldo Gentile, ormai anziano, a casa sua, viene ascoltato dal capo dell'antiterrorismo di Bologna e dal sostituto procuratore che seguiva le indagini sulla cosiddetta pista palestinese, e domandano a questo: ma perché lei firma queste richieste di autorizzazione per Salè nel 1981? Lui inizia lì un po' così imbarazzato a rispondere balbettando, non lo so, quello. Poi alla fine dice delle cose smozzicate, la cui sostanza è questa: qualcuno me l'ha chiesto, non l'ho fatto di testa mia, qualcuno mi ha chiesto di farlo, io l'ho fatto. Non vuole dire chi, c'è il sospetto, peraltro il sospetto fondatissimo del capo dell'antiterrorismo era quello che questa prima missione a Roma era coincidente con un viaggio che lo stesso Aldo Gentile ha fatto
come se fosse stata una missione sua a Beirut in Libano per andare a cercare la verità sulla famosa pista libanese, che è tutt'altra cosa rispetto alla pista palestinese. Che cos'era la pista libanese? Era quella lanciata dal capo della sicurezza, dal capo dei servizi segreti dell'OLP o di Fatah, braccio destro di Arafat, cosiddetto braccio destro, che era Abu Ayyad. Abu Ayyad fa un'intervista il 19 settembre del 1980 in cui attribuisce la strage di Bologna a neonazisti, neofascisti italiani e neonazisti tedeschi addestrati nei campi delle destre maronite in Libano. Questo è il 19 settembre, ma Abu Ayyad, che è un personaggio centrale in questa vicenda, parla della strage di Bologna in un determinato momento, che solamente solamente un'operazione di intelligence può giustificare quella sincronia, perché il 19 settembre, il 19 e 20 settembre sono le date in cui il procuratore capo di Bologna, Ugo Sisti, trasmette il fascicolo della inchiesta sommaria. Qui parliamo del vecchio rito di procedura penale, c'era un'istruzione sommaria, poi c'era un'istruzione formale. Il 20 luglio e il 20 settembre, tra il 20 e il 21 settembre, Ugo Sisti trasmette il fascicolo al tribunale, l'ufficio istruzione, per la prosecuzione dell'inchiesta con rito formale. Guarda caso, Abu Ayyad lancia la sua bomba, il suo scoop sulla pista libanese il giorno prima della trasmissione. Quindi tecnicamente arriva un meteorite sull'istruttoria, che è il primo grande depistaggio. Questa volta un depistaggio che nasce da Beirut e che inizia a assorbire giudice istruttore quasi a tempo pieno su questa pista libanese. Il sospetto del capo dell'antiterrorismo di Bologna era che questa missione, della quale non si davano bene i riferimenti a Roma, fosse in realtà necessaria a Aldo Gentile affinché si portasse dietro Salè in Libano per indagare sul versante falangista. Bene, quando ascoltano il giudice istruttore, lui dice anche una cosa, dice: ma io lo conoscevo quello là, io me lo ricordo, sì, ci conoscevamo, noi ci frequentavamo prima del suo arresto, poi non lo so perché lo hanno arrestato, quella cosa non l'ho seguita, sì, lo frequentavo, lo vedevo, ci parlavo, mi ha fatto anche dei regali, vedete quella cosa che ho dietro le spalle, era una raffigurazione, non so, religiosa di qualche cosa, me l'ha regalata lui, sì, eravamo in contatto, quindi noi abbiamo una situazione di questo tipo. Uno dei giudici istruttori dell'ufficio istruzione di Bologna frequentava Buon Cesalè prima dell'arresto per i missili di Ortona. Dopodiché lui dice di non aver saputo nulla, di non essersi occupato di quella storia, lo perde di vista, però dopodiché qualcuno, ma non dice chi, gli chiede di chiede l'autorizzazione di inviare Salè a Roma, non si sa bene per quale motivo. E questo spaccato è coincidente con il fatto che il dottor Aldo Gentile, nella prima fase dell'istruzione formale dell'inchiesta, inizia a correre dietro al depistaggio di Abu Ayyad, che è il capo del servizio segreto di Fatah. La cosa straordinaria è che l'intervista ad Abu Ayyad in lingua italiana su un giornale svizzero è stata fatta
da una giornalista militante italiana, militante della causa palestinese. Lei era apertamente, diciamo così, affiliata all'FPLP, residente, lavorava a Beirut, residente a Beirut, si chiama ho fatto un guaio. Rita Porena. Eccomi. Si chiama Rita Porena e questa giornalista si è scoperto essere una fonte privilegiata di Stefano Giovannone, retribuita per i canali della Farnesina dal nostro servizio segreto, infiltrata in qualche maniera negli ambiti della resistenza palestinese. Quindi il quadro che emerge negli ultimi, che è emerso negli ultimi anni, che il giudice istruttore al quale è arrivata l'inchiesta, il fascicolo dell'inchiesta, era il giudice anziano, praticamente se l'è quasi assegnata da solo questa istruttoria, perché il vero titolare non poteva, diciamo così, assumere il fascicolo, perché nel frattempo il procuratore capo di Bologna gli aveva inviato una comunicazione giudiziaria, quindi il giudice naturale, che era il capo dell'ufficio istruzione, per motivi, diciamo così, di opportunità, non prende il fascicolo, andrà in ferie. Quel giorno in ufficio a settembre c'era solo, tra gli anziani, il più anziano era Aldo Gentile. Quando Ugo Sisti, il capo della procura di Bologna, trasmette fuori tempo massimo, ormai scaduti i tempi, il fascicolo dell'istruttoria per la prosecuzione con rito formale, l'assegnazione va sul tavolo del giudice istruttore che si frequentava con Abu Anse Saleh. Beh, ecco, possiamo chiuderla così, direi, per questa volta, perché queste sono informazioni di una vicenda che è estremamente articolata, come qualcuno giustamente nei commenti si rende conto, che va raccontata bene e va raccontata, secondo me, guardando tutte queste sfaccettature. Però abbiamo messo sul tavolo veramente una serie di cose che secondo me dovrebbero, insomma, essere raccontate per bene, come abbiamo fatto, e spero che insomma, chi ci ha seguiti fino a qui, a parte che siete degli eroi, credo, insomma, le abbiano fatte loro. Cosa ne pensi? Ci fermiamo qua e poi ci ridiamo un appuntamento più avanti? Altrimenti diventa un atto punitivo. Non vogliamo che lo diventi, però vogliamo raccontarla bene. Lo faremo, andremo avanti. Guardate, non è tutto questo, cioè abbiamo selezionato una serie di punti e tra l'altro non li abbiamo neanche toccati proprio tutti, quindi sappiate che siamo solo all'inizio e inizieremo a scavare, insomma, da qui con voi, se vi interessa, ma insomma vedo che l'interesse è sempre abbastanza elevato. Io ti ringrazio. Grazie Andrea, grazie a tutti voi per la pazienza. Dove tu hai pubblicato alcune cose anche recentemente, l'ultima è stata sulla sorte di Maria Fresu. Dove? Ho cercato di fare un punto sull'inizio della vicenda di questa povera donna della quale non si trova il cadavere, e quindi ho pubblicato insieme con Gabriele Paradisi un articolo, quasi una relazione, sulla tragica sorte di questa donna della quale non si trova più il corpo, e il fatto clamoroso e straordinario è che non si voglia accertare questo aspetto che è inquietante, mancando i corpi di persone vittime dell'attentato, e non c'è un ambito a livello giudiziario in cui si prenda questo pezzo e si facciano gli accertamenti che penso debbano essere fatti senza timore della verità. Qual è la paura di indagare su questo? Che cosa c'è da nascondere? Perché continuare a raccontare menzogne o far finta che tutto ciò sia normale? O inventare delle giustificazioni che non si reggono in piedi per lasciare le cose così come sono,
perché non si deve andare avanti, ma qual è la paura nel dire la verità? Cioè, perché a distanza di quasi 42 anni debbono rimanere delle zone di ombra, di dubbio, di incertezza, di ambiguità, soprattutto quando mancano le persone all'appello? Peraltro, se è così, le vittime non sono 85, sarebbero 86, perché il pezzo di faccia attribuito erroneamente a Maria Fresu è di un'altra donna, ma il corpo di quella donna anche non si trova, c'è solo la faccia, quindi c'è un pezzo di faccia e manca totalmente il corpo della povera Maria Fresu. La domanda è: perché su questi fatti non c'è un'assunzione di responsabilità e non si fa chiarezza? Io non capisco cosa si vuole nascondere. Ecco, ce lo chiediamo tutti quanti e speriamo di avere almeno una parziale risposta prima o dopo. Guarda, grazie di nuovo, voglio ringraziare, grazie a tutti voi. Ringrazio anche tutti quelli che sono stati qui, non vi cito tutti: Pattoletta, Mirella, Elintiri, il cittadino giornalista, Matteo Cardinali, insomma ti salutano e ti ringraziano tutti quanti. Grazie a tutti voi. C'è qualcuno che fa domande? Ci sono stati qualche botta e risposta, ma direi che secondo me, io le leggevo mentre tu parlavamo, abbiamo sostanzialmente toccato quasi tutti i punti che hanno sollevato, quindi direi che abbiamo risposto. Barbara, complimenti all'ospite, a te Andrea grazie mille, però insomma penso che ci rivedremo se tu vorrai, quindi faremo altre quando puntate. Vuoi. Grazie mille di nuovo, grazie a tutti. Grazie buona Andrea, serata. Un saluto a tutti, grazie. Un saluto a tutti quanti, grazie.